Io sono lieta di introdurre oggi questo momento di confronto su un tema di attualità che speriamo possa essere di vostro interesse. Sono soprattutto lieta di presentarvi i protagonisti di questo nostro incontro, appuntamento, le studentesse e gli studenti che hanno lavorato al progetto e che oggi condivideranno con noi i risultati delle loro ricerche. Do il benvenuto in particolare agli amici e colleghi Massimiliano Rossi e Daniele De Luca, che ringrazio per essersi resi disponibili a dialogare con noi sul tema, grazie alla loro esperienza nei rispettivi campi di studio, sul tema oggetto di discussione. Avete visto che abbiamo scelto il titolo Statue e violenza, due punti, cancellare la storia, abbiamo voluto che ci fosse un grosso punto interrogativo. Ecco, perché oggi intendiamo sottoporvi delle questioni, in qualche maniera lasciandole aperte, tra l'altro avrete modo di vedere che sono emersi tanti punti di vista diversi, punti di vista differenti che sono entrati in fruttuoso dialogo, emergeranno dalle presentazioni dei nostri studenti. Dunque, si può, è corretto e giusto tentare di cancellare la storia? È legittima, fruttuosa la rimozione, distruzione, l'attacco a statue e monumenti che celebrano politiche imperialiste, discriminatorie, razziste, che celebrano, diciamo, gli eroi che ne sono stati, lo metto tra virgolette ovviamente, che ne sono stati i protagonisti, convinti assertori della superiorità della civiltà, della cultura occidentale e dunque complici di un sistema di oppressione dell'altro. Sapete tutti che il fenomeno dell'attacco alle statue e monumenti, simbolo del passato coloniale e imperiale, non è un fatto nuovo, non è un fatto recente, ma ha acquisito una sua particolare rilevanza e visibilità a seguito dell'uccisione, delle proteste organizzate dal movimento Black Lives Matter dopo la barbara uccisione di George Floyd a Minneapolis nel maggio 2020, proteste che si sono diffuse a macchia d'olio nel mondo intero. Ora, da una parte queste proteste sono state liquidate in maniera sommaria come forme inaccettabili di violenza, atti di vandalismo che hanno toccato punte di furia iconoclasta. Dall'altra ci sono, per esempio, intellettuali e storici del calibro, faccio solo un esempio di David Olusoga, che è uno storico britannico, che nello specifico in riferimento a quanto accaduto a Bristol con la rimozione della statua del mercante di schiavi Colston, parlano piuttosto che di cancellazione della storia, di un farsi della storia. Lui lo scrive in tanti articoli pubblicati su The Guardian tra giugno e luglio 2020. This is not an attack on history, this is history. Lo dice chiaramente, questa è storia ed è uno di quei rari, aggiunge, momenti storici in cui le cose cambiano e non torneranno più indietro. Ecco, ora è evidente, non sta a noi indagare sotto il profilo storico-sociale le ragioni le cause del fenomeno. Di certo è che non può essere banalmente liquidato e archiviato come un gesto di teppismo. Va contestualizzato, va compreso, va indagato, in quanto esprime la contestazione nei confronti non soltanto di politiche discriminatorie e razziste che hanno caratterizzato certe fasi storiche, ma sì, in qualche maniera è una contestazione al perpetrarsi di talune di quelle politiche di emarginazione e discriminazione nel presente, talvolta in forma palese, talvolta in forma occulta. Ecco, abbiamo di fronte ai nostri occhi un fardello pesante di un passato che purtroppo torna sotto i nostri occhi. Potrei fare solo un esempio banalissimo, la pandemia degli Stati Uniti, il numero di morti tra gli afroamericani è 3 volte superiore a quello degli americani bianchi, proprio per fare un esempio molto banale. Dunque, queste statue rimosse, sfigurate, abbattute, sono il segnale di un disagio profondo di individui che oggi sono ancora vittime di politiche discriminatorie, che non si sentono rappresentati, perché la questione in questo caso è complessa, riguarda il problema dell'identità collettiva, riguarda il problema del senso di appartenenza, riguarda la memoria. La memoria gioca una parte fondamentale nella costruzione di quella che Benedict Anderson chiama la comunità immaginata. Ecco, ma quale memoria si celebra in quelle statue, in quei monumenti? Quale storia si commemora? Quale parte della comunità si sente rappresentata in quelle commemorazioni? E soprattutto, chi ne resta escluso? Io ho trovato un tweet interessante di Nancy Pelosi del 10 giugno,
Sapete che nella Statuary Hall del Campidoglio ogni stato americano ha diritto ad essere rappresentato attraverso delle statue di personaggi che incarnano i valori e i principi fondanti del paese. A questo proposito ringrazio Massimiliano che mi ha dato la possibilità di partecipare a un seminario molto interessante tenuto da un suo collega storico dell'arte. Ora, Nancy Pelosi twitta, un attimo perché l'ho riportato, le statue nella sala del Campidoglio devono riflettere i nostri valori e ideali come popolo americano oggi. Scusate, come popolo americano oggi, torno a chiedere di rimuovere 11 statue che rappresentano ufficiali e soldati confederati. Rendono omaggio all'odio, non alla nostra tradizione e al nostro passato. Non è un caso che non solo al Campidoglio, ma nello Studio Ovale, con l'alternarsi alla presidenza del paese, con l'alternarsi alla guida del paese di vari presidenti, statue e busti commemorativi siano stati rimossi o ripristinati. Pensiamo al busto di Churchill. Di Winston Churchill. Obama, arrivato nello Studio Ovale, lo sostituisce con quello di Martin Luther King. Il busto di Churchill viene rimesso al suo posto da Trump quando entra nello Studio Ovale e viene nuovamente accantonato da Biden che lo sostituisce con quello di Rosa Parks. Quindi non è un caso, vi ricorderete tutti, che nell'assalto al Campidoglio da parte dei sostenitori del presidente uscente Trump, i dimostranti, chiamiamoli così, per essere molto buoni, abbiano scattato selfie avendo alle spalle, con alle spalle le statue dei generali confederati. Ecco, la questione dunque non è irrilevante, riguarda un tema che è di pregnante urgenza, quello dell'identità collettiva, del riconoscersi nel passato per capire chi si è oggi, nel presente. Ora, ultima cosa e poi lascio subito la parola ai ragazzi. Io vorrei portare la vostra attenzione su una questione. Il gesto di protesta è particolarmente forte e visibile grazie alla sua diffusione attraverso i media. Il gesto ha una potenza comunicativa oggi, ma una potenza che è temporanea, legata a quell'impatto mediatico, è tanto forte quanto fugace. La mia domanda è questa: una volta distrutta o rimossa una statua che è simbolo di una pagina buia della storia, cosa resta del passato? Ma soprattutto, cosa resta del gesto di protesta? La damnatio memoriae non lascia spazio ad una lettura alternativa altra della storia e soprattutto alla proposta di un ordine alternativo delle cose che impedisca che gli orrori del passato, le violenze commesse nel passato vengano ripetute nel presente. Quindi a mio avviso il vuoto non è certamente uno spazio di contestazione, di cambiamento. Mi chiedo, non è forse più fruttuoso un gesto di rilettura critica che lasci il segno di sé, ma sempre nel riconoscimento di ciò che è stato? Un esempio banalissimo, ricontestualizzazione o rielaborazione creativa piuttosto che distruzione sono una modalità, a mio avviso, provocatoria di rilettura che entra in dialogo con la storia, proponendo un punto di vista alternativo. Io adesso non voglio farvi perdere tempo, se ci riesco ve la faccio vedere molto velocemente, soltanto due slide, due immagini, vado velocissima perché non voglio sottrarre tempo ai ragazzi. Vi faccio vedere due immagini, se ci riesco veloce, che mi sembrano significative di una modalità alternativa di lettura e revisione della storia. Dov'è? Statue e violenza, eccolo qui. La prima, 2015 a Londra, a Parliament Square, è stata eretta una statua di bronzo di Gandhi ed è stata collocata al fianco di quella di Winston Churchill. Una collocazione ovviamente non casuale, dal mio punto di vista fortemente provocatoria, non so qui perché c'è questa visualizzazione, vediamo se riesco. Che succede? Beh, vabbè, non vi faccio perdere tempo, non ho capito perché me le fa. Io le vedo piccoline, immagino anche voi. Dunque, dicevo, una No, si collocazione. vedono bene, si vedono Ah sì, bene. io invece le vedo piccoline, vabbè. Un riconoscimento dunque alla figura di Gandhi. Ricordatevi bene come era stato etichettato da Churchill, un avvocaticchio, in realtà è un fakiro seminudo, una forza del male, eccetera, eccetera. Quindi viene collocata al fianco della più famosa statua
di Winston Churchill, della quale poi più avanti ci parlerà Asia. Ma un'altra forma invece che di ricontestualizzazione, piuttosto di diciamo di rielaborazione creativa, non so se riuscite a vederla bene. Questa è un'immagine a Richmond della statua di Robert Lee, generale confederato durante la guerra civile americana. In Virginia, a Richmond, l'artista delle luci, artista e architetto delle luci, Dustin Klein, ha proiettato sulla statua l'immagine di George Floyd, il volto di George Floyd, e poi a seguire a rotazione quello di altri attivisti, di attivisti e pensatori che hanno lottato contro il suprematismo bianco. Ecco, questo mi sembra un interessante e significativo esempio di... un attimo solo, vado ad interrompere la presentazione, mi sembra un interessante esempio di riscrittura e di dialogo con la storia che non cancella ma rivede in termini estremamente critici e provocatori. Beh, perché io sono rimasta bloccata, fatemi togliere questa condivisione, ecco qua. Allora, passo subito la parola ai ragazzi per non togliere altro tempo. I ragazzi ci illustreranno quanto accaduto nell'ultimo anno, prendendo in esame quattro significativi casi di studio. Allora io chiedo a in prima battuta di iniziare dagli Stati Uniti e quindi chiedo a Rachele Savina, che vi presento il corso di Lingue, Culture e Letterature Straniere, Manuela Lo, corso in Filosofia, e Ruben Mancarella, Scienze e Tecniche della Mediazione Linguistica, di intervenire. Ovviamente accendete le webcam e andate in condivisione. A voi la parola. Salve. Salve a tutti. Spero che mi sentiate. Buonasera. Buonasera. Parto io, intervengo io per... condividi tu, Rachele? Sì. Okay. Ci si vedono? No. No, adesso no. Io prima vedevo la condivisione. Sì. Lo solo perché sono qualche problema con la presentazione. Ora riuscite a vedere? Ok, sì. Perfetto. Ok, intervengo io prima delle mie compagne per parlare un po' del contesto americano, soprattutto quello statunitense. Come prima ha detto la professoressa Dolce, questo è un evento in cui parleremo di come in realtà la collocazione e soprattutto gli attacchi verso le statue possono in realtà farci riflettere sulla storia e come noi possiamo percepire alcuni personaggi storici importanti che hanno comunque creato un contesto storico. Parleremo oggi del contesto americano, quello statunitense. Nell'ultimo anno, soprattutto in tutto il 2020, dopo la morte di George Floyd, come ha detto la professoressa prima, nel maggio del 2020, morte atroce del povero George, mi ricordo morto a causa di un omicidio dalle mani di un poliziotto, Dopo maggio del 2020, dopo l'uccisione di quest'ultimo, l'America ha testimoniato molte proteste, molte manifestazioni sull'antirazzismo. Il movimento principale, più famoso americano sull'antirazzismo è quello del Black Lives Matter. Questo movimento era famoso molto prima dell'ultima vicenda del 2020, perché non è nuovo, ovviamente l'America non è nuova a questi casi di razzismo sistemico. Quindi Black Lives Matter è famoso non solo negli Stati Uniti, ma anche nell'ambito internazionale, soprattutto con l'avvento dei social network e della tecnologia siamo riusciti a connetterci di più e quindi questi movimenti sono riusciti man mano ad espandersi in tutto il mondo. Il Black Lives Matter, come ho detto prima, è un movimento abbastanza datato e ha come principio fondamentale quello della lotta contro il razzismo. Ma non solo,
I principi fondamentali di questo movimento sono innanzitutto creare una rete di comunicazione tra le popolazioni di uomini e donne nere per fare ovviamente un collettivo di proteste e di manifestazioni, ma anche molto impegnato questo movimento in tutto il mondo alla lotta contro il sessismo, contro le discriminazioni di genere come omofobia. Sessismo e comunque disparità di genere. Quindi è un movimento molto, molto importante per quanto riguarda i diritti civili delle categorie più discriminate, diciamo. In America, soprattutto negli Stati Uniti, questo è un movimento che si è fatto molto sentire perché proprio negli Stati Uniti questi avvenimenti succedono molto sistematicamente, come nella slide che stiamo vedendo adesso. E vediamo che negli ultimi 4 anni, dal 2016 al 2020, gli attacchi razzisti, che non sono solamente gli attacchi contro gli afroamericani, ma sono anche gli attacchi contro nativi americani o latinos, sono diventati molto, 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 molto sistematici e sono quasi triplicati negli ultimi 4 anni, contando che la popolazione afroamericana è solo poco meno di 9 milioni su quasi 320 milioni di abitanti negli Stati Uniti. Quindi questo numero può sembrare in percentuale molto basso, ma in realtà si parla di numeri abbastanza elevati. Infatti, vediamo come questa slide, le popolazioni afroamericane vengono uccise molto di più rispetto a quelle bianche. E non solo nel contesto della periferia di tutte le grandi città, ma anche nelle classi, diciamo, della società anche medio-alta avvengono queste barbarie. Non solo, come ho detto prima, afroamericani, ma come vediamo c'è anche il 3,2 di morti per milione per i Latinos. Anche i bianchi hanno un numero abbastanza elevato, però comunque calcolando per popolazione vediamo come la disparità sia netta. Quindi vediamo che avviene proprio sistematicamente questo attacco contro alcune popolazioni, contro dei gruppi determinati di popolazione e di minoranze etniche. Negli Stati Uniti, nell'ultimo anno, abbiamo visto molte proteste, molte manifestazioni nelle grandi città, nelle grandi piazze. Perché nelle grandi piazze? Ovviamente se la manifestazione avviene in una grande città, questo ha più clamore mediatico e la piazza è proprio il punto centrale in cui avviene la politica quella attiva, quella fatta dal popolo. E quindi la manifestazione in questo contesto, il contesto della piazza, è proprio un segno politico di protesta. Ovviamente, come tutte le proteste che lottano per i diritti, succedono anche delle cose molto spiacevoli come scontri o sparatori. Abbiamo visto molti morti in quest'ultimo anno durante queste manifestazioni. Le manifestazioni ovviamente hanno anche preso di mira alcuni personaggi storici e come si è fatto questo? Attaccando delle statue. Ma in realtà questo attacco a degli oggetti inanimati, che sono comunque delle statue, sono inanimati, hanno comunque un valore simbolico e politico dietro. E ora vedremo nello specifico quali statue sono state attaccate e il perché di questi atti e capire che simbolo politico e sociale c'è dietro questi attacchi. Allora, buonasera, sono Manuela. Adesso continuo. Mi sono occupati, noi ci siamo occupati, tra gli altri, delle statue di Cristoforo Colombo. Una breve premessa. Ero bambina, quando ci furono i 500 anni della cosiddetta scoperta dell'America e io ricordo benissimo,
che le grandi ovazioni per l'eroe Colombo l'eroe dei due mondi. Quindi questo era la cultura, il mainstream dell'epoca, che tralasciava il lato oscuro, oscurissimo di Colombo. Un'altra premessa, con i compagni abbiamo deciso non soltanto di annotare quelli che sono le caratteristiche di ciascun caso, quindi luogo, tipo di vandalizzazione e la città, no? dove è accaduto, ma ci siamo interessati anche a quelle che sono le parole di questo fenomeno, quindi scritte sulle statue, locandine, eccetera. In questo primo caso vediamo il caso di Richmond, dell'abbattimento della statua di Colombo in Virginia, Richmond, nel Byrd Park, il 10 giugno 2020. Questa statua è stata vandalizzata, bruciata, decapitata e infine gettata nel lago. Interessante che sul piedistallo su cui poggiava, su cui era eretta, è stato affisso il cartello Colombo rappresenta il genocidio. Puoi andare avanti? Perché Colombo rappresenta il genocidio? Sappiamo che Colombo, con il suo equipaggio, giunse nell'attuale San Salvador il 12 ottobre 1492 ed è considerato l'esploratore che ha dato inizio alla colonizzazione europea delle Americhe. C'è da dire però che il lato oscurissimo di Colombo, quello su cui si è taciuto tantissimo, anche in maniera molto colpevole sui libri di scuola, è che Colombo è stato lui stesso in prima persona un assassino, un torturatore, uno schiavista. Oggi non si avrebbe nessun problema a definirlo un sadico. E questi fenomeni, non è vero che all'epoca fossero considerati del tutto normali, ci furono molte proteste e molte testimonianze contro Colombo. Tra l'altro bisogna fare riferimento, non bisogna dimenticare che la corona che ha finanziato Colombo era la cattolicissima corona spagnola, nelle persone dei sovrani Ferdinando II d'Aragona ed Isabella di Castiglia, i quali ad un certo punto tolsero a Colombo il titolo di viceré, era viceré di Spagna, fu anche arrestato insieme ai suoi fratelli che insieme a lui perpetuavano queste violenze, e poi fu sostituito Colombo da Francisco de Bobadilla, al quale non soltanto venne affidato il compito di viceré di Spagna, ma gli fu anche affidato il compito di una importante indagine sulle violenze di Colombo, perché ripeto, Colombo esercitava le violenze in prima persona. Allora, ci sono testimonianze di mutilazioni di braccia, nasi, orecchie, lingue effettuate dallo stesso, puoi tornare indietro per cortesia, effettuate dallo stesso Colombo. Come veniva esercitata questa violenza? Questa violenza veniva esercitata, secondo la studiosa Consuelo Varela, come metodo di governo. E quindi a un certo punto era proprio un metodo di governo per Colombo. Ci sono testimonianze in questo documento di Bobadilla, che è stato rinvenuto negli anni 90 nell'archivio di Stato spagnolo, di vari casi. Un uomo accusato di furto a cui furono tagliati orecchie e naso e poi venduto come schiavo. Oppure gli uomini di Colombo, che chiaramente lui non fermava, davano da mangiare carne umana ai propri cani. Vorrei leggere alcune parole tratte dal saggio di Stannard, Olocausto americano. Una breve premessa. Colombo in questo saggio viene descritto come l'incarnazione attiva e teatrale della mente e dell'anima europea, in particolar modo mediterranea del suo tempo, fanatico religioso, ossessionato dalla conversione, dalla conquista e dello sterminio di tutti gli infedeli,
in cerca di fama personale e di ricchezza. Disprezzo e intolleranza per il diverso. Scrive Stannard, fu la personificazione secolare di ciò che più di 1000 anni di cultura cristiana avevano creato. Sorprende se non fosse stato lui l'iniziatore della carneficina. Passiamo al caso successivo. Quello di Minneapolis. La statua di Colombo era posta davanti al Campidoglio a Minneapolis, è stata decapitata e poi abbattuta. Particolarmente interessante anche qui è il cartello "This is land is Powhatan land". Questa terra è la terra di Powhatan. Questo abbattimento è avvenuto l'11 luglio 2020. Powhatan significa colui che sogna. Era un personaggio storico, è più noto per essere stato il padre della ben più famosa Pocahontas, ed era la guida dei popoli che si trovavano in una regione vastissima del Nord America, ad incirca 16.000 miglia. Era talmente vasto che gli inglesi lo chiamavano re. Anche qui particolarmente interessanti sono le parole della manifestazione. Infatti sulla locandina della manifestazione che ha portato all'abbattimento c'era scritto "Basta colonizzatori, schiavisti ed assassini". E per ultimo vi presentiamo il caso di Filadelfia. Questo è particolarmente interessante perché non c'è stato un vero abbattimento, non c'è stato un abbattimento. La statua, come vedete, è sovrasta la città, si trova a Marconi Plaza. Il sindaco Kenny ha chiesto a nome della città il 22 luglio 2020, ha chiesto alla Philadelphia Art Commission l'approvazione per rimuovere questa statua, e la motivazione è fondamentale: il rispetto dei nativi. Ho concluso. Rachele, devi intervenire tu, vero? Sotto a chi tocca? Dovrebbe toccare a Ruben. Sì, ci sono, mi va un po' lenta la connessione, scusate. Dicevamo, un altro attacco a un personaggio storico molto importante è quello di Thomas Jefferson. È avvenuto il 15 giugno del 2020. Allora, presentiamo un po' il personaggio. Thomas Jefferson è stato uno dei presidenti degli Stati Uniti dal 1801 al 1809. È noto perché è stato uno degli autori della Dichiarazione di Indipendenza nel 1776. Perché è stata attaccata proprio la sua statua? La sua statua è stata attaccata nel giugno del 2020. E a Portland, in Oregon, i manifestanti hanno protestato in quella città, e la destinazione finale è stata proprio quella della sua statua. Hanno ovviamente vandalizzata, l'hanno abbattuta e hanno scritto "slave owner" sotto la statua, che significa schiavista, proprietario di schiavi. Prima di essere stata abbattuta, ovviamente bisogna capire il perché. Jefferson, diciamo che è stato, come ho detto prima, autore della Dichiarazione di Indipendenza. Comunque lui si è espresso molte volte contrario alla schiavitù. Lui stesso ha detto, testuali parole, "tutti gli uomini sono stati creati uguali", quindi si è proprio notato in lui una volontà di creare una parità, e non, che non ci sia questa spaccatura netta tra razze, tra virgolette. Però la contraddizione sta proprio nel fatto che lui li ha avuti centinaia di schiavi, di cui una, la schiava Sally Hemings, da cui ha avuto anche un figlio, e non sappiamo comunque la discendenza della sua famiglia, perché ci sono molte speculazioni e c'è ancora del gossip, perché non si sa ancora bene la sua discendenza, da dove viene e come è continuata. Quindi appunto il motivo principale per cui è stata abbattuta questa statua è proprio l'incoerenza e la contraddizione che sta proprio nel personaggio di Thomas Jefferson.
Tra il 18 ed il 20 giugno del 2020 sono state abbattute tre statue importanti, quella di George Washington, quella di Pike e di Grant. Si è iniziato con la statua di George Washington il 18 giugno del 2020. La sua statua si trovava a Portland, in Oregon. E, diverse sono state le scritte sui fianchi che rimandano alla morte di George Floyd e al Black Lives Matter. Una in particolare è molto forte, ossia 1619, che simbolicamente segna l'anno di nascita del popolo americano, anno in cui il primo carico di schiavi arrivò in Virginia a Jamestown. Però tra il 1619 e la fine dell'abolizione della schiavitù ufficialmente nel 1865, ad essere deportati sono stati circa 12 milioni di schiavi. In realtà si sono susseguite una serie di eventi, in particolare emendamenti della Costituzione, che hanno portato passo per passo sino all'abolizione della schiavitù. Importanti ad esempio sono come date 1868, in cui il 14° emendamento garantisce la cittadinanza a tutti gli afroamericani, e il 1870, quando con il 15° emendamento si stabilisce che il voto non poteva essere negato per via della razza. La motivazione per cui si è scelta di vandalizzare la statua di George Washington è quasi scontata. Come diversi padri fondatori, Washington aveva posseduto diversi schiavi. A dire il vero, aveva iniziato a possedere schiavi sin dall'età di 11 anni e aveva circa 300 schiavi che possedeva, che si occupavano degli alloggi della sua dimora e dei campi, altri 40 schiavi che venivano affittati e altri 150 schiavi circa che erano di proprietà della moglie, che comunque, seppur non di sua proprietà, erano sotto il suo controllo. Diciamo che c'erano diverse opinioni riguardo al passato alla figura di George Washington come schiavista. Qualcuno riteneva infatti che fosse uno dei più severi di tutta la zona, qualcun altro credeva invece che trattasse gli schiavi come i suoi concittadini, arrivando addirittura a fornire loro cibo, vesti, cure mediche, comunque che non erano per niente adeguate. Gli schiavi di fatto lavoravano nei campi 6 giorni a settimana, dall'alba sino al tramonto, non avevano tempo libero e continuavano a costruire la propria vita attorno al matrimonio e alla famiglia, seppur molti degli uomini passassero la loro vita separati dalla moglie e dai figli. A rendere però il passato da schiavista di Washington come un po' ambiguo è il fatto che utilizzasse sia la ricompensa che la punizione per educare i propri schiavi e per disciplinarli. In realtà i suoi schiavi hanno spesso reagito in diversi modi al suo modo di fare. Di fatto qualcuno aveva tentato il furto in modo da avere cibo oppure vestiti, oppure qualcun altro aveva addirittura finto di essere, di essere malato, oppure aveva tentato di scappare. La notte del 20 giugno in realtà vengono abbattute due statue, quella di Pike, che era stato l'unico generale confederato che era stato preso di mira dal Black Lives Matter, la cui statua poi è stata incendiata, e la statua di Grant. Grant in particolare è un noto schiavista ed è stato il 18° presidente degli Stati Uniti d'America. Aveva guidato le Union Armies durante la guerra civile e legalmente era stato l'ultimo presidente americano ad aver posseduto un altro essere umano. Anche la sua figura è un po' controversa, in quanto il padre era un abolizionista che scriveva per il Castigator, che era un giornale abolizionista di Ripley in Ohio. Ma lui aveva finito per sposare una discendente di una famiglia di schiavisti. In realtà, a quanto pare, il desiderio del padre di Grant, come poi anche quello di Grant stesso, era di crescere una famiglia lontano dallo schiavismo, da questa realtà che era normale comunque all'epoca.
Però finì poi appunto per sposare questa discendente di una famiglia di schiavisti ed ereditò dal suocero, o meglio, il suocero regalò a lui diversi schiavi. La sua figura è ancora anche controversa in un certo senso, perché i suoi vicini, se così si può dire, lo descrivevano come una persona non in grado di dirigere delle piantagioni portate avanti dagli schiavi, non era uno schiavista classico, se così si può dire, perché non li avrebbe mai frustrati, non li avrebbe mai costretti a fare nulla ed aveva un animo troppo buono o gentile per essere lo schiavista canonico. Uno dei più famosi schiavi che erano stati proprietà di Grant era William Jones, che era un regalo da parte del suocero fondamentalmente. Però a rendere importante questa vicenda è il come questa si sia conclusa. Di fatto, quando Grant avrebbe potuto vendere William Jones in modo da avere del denaro indietro, più di $700, che comunque non era una cifra irrisoria, decise in realtà di restituirgli la sua libertà e di restituirgli poi del resto una dignità. Come prima accennavo, queste tre statue sono state abbattute in un arco temporale molto breve, che va dal 18 al 20 giugno, in un periodo molto importante, perché il 19 di giugno si celebra una festa che non è poi così tanto nota, che è il Juneteenth, cioè l'unione delle parole June e 19th, conosciuta come festa del giorno dell'emancipazione. E, diciamo che questa festa è riconosciuta in tutti gli stati tranne le Hawaii, ed è una festa che viene celebrata da più di 150 anni, ma che ha acquisito più notorietà dallo scorso anno, ossia dalla morte di George Floyd, in quanto questa festa serve a commemorare le vittime di un passato coloniale che poi in realtà non è poi così lontano. Come mai questa festività ha avuto così tanto scalpore, in particolare l'anno scorso? La motivazione non è soltanto la morte di George Floyd, ma ha a che fare anche con la politica, in quanto in quel periodo, lo scorso anno, l'attuale ex presidente Trump avrebbe dovuto tenere il suo primo discorso dopo lo scoppio della pandemia più importante a Tulsa. Tulsa è una città molto importante per questa festività, in quanto proprio a Tulsa nel 1921 si era svolto uno degli episodi più gravi di violenza razzista, che è stato poi denominato il massacro di Tulsa, in cui persero la vita circa 300 persone afroamericane e tanti altri ne rimasero feriti. Le prime dichiarazioni di Trump lasciarono intendere che il suo discorso sarebbe stato spostato di una settimana in memoria di questa festività, quindi come rispetto verso le popolazioni afroamericane. In realtà successivamente Trump ha, si può dire, deriso questa festività, definendola come poco importante, poco conosciuta, per cui non era stato assolutamente quello il motivo per cui il suo discorso era stato spostato, dimostrando ancora una volta un affronto, facendo ancora una volta un affronto verso queste comunità che sappiamo bene come sono state trattate durante la sua presidenza. L'ultima statua che andiamo ad affrontare è quella di Jackson, che è stata abbattuta il 23 giugno del 2020, bisogna ricordare perché Jackson è così famoso. Lui è il responsabile del cosiddetto sentiero delle lacrime, cioè della deportazione forzata dei nativi americani dalle loro terre. Forse questo è stato degli abbattimenti e poi conseguitivamente uno dei tentativi di repressione di queste manifestazioni più violenti, perché alla manifestazione hanno partecipato circa un migliaio di persone e la polizia è dovuta intervenire con lo spray al peperoncino e ha dovuto cercare di proteggere la Casa Bianca e l'edificio presidenziale.
anche in questo caso l'attuale ex presidente Trump, l'attuale ex presidente Trump, perdonatemi, è intervenuto dichiarando che avrebbe autorizzato il governo a, a punire chi era stato a vandalizzare appunto la statua con un massimo di 10 anni di carcere. E, già adesso siamo arrivati alla conclusione di questo nostro lavoro e quello che noi intendevamo fare era lasciare in un certo senso aperta una domanda a cui non esiste davvero una risposta. Ci siamo interrogati per diverso tempo su come si potesse, non dico intervenire, ma come si potesse rispondere, come si potesse reagire o interpretare una protesta di questo tipo. Spesso è stata utilizzata la dicitura damnatio memoriae, ma la damnatio memoriae secondo noi è qualcosa di diverso, perché la damnatio memoriae cerca di cancellare ogni ricordo di qualcosa, non lascia scampo di interpretazioni, non lascia scampo alla storia. Quindi il tentativo del Black Lives Matter era davvero quello di cancellare o di riscrivere la storia o quello di rieducare le persone alla storia, cioè dare un altro punto di vista, perché la storia è qualcosa che fondamentalmente viene scritta e viene raccontata da chi ha vinto. C'è anche da capire il perché si sono scelte le statue come vittima in un certo senso, e bisogna anche capire se anche in questo caso si può parlare di violenza, perché le statue sono un simbolo di commemorazione e di celebrazione. Le statue servono per ricordare un determinato personaggio, che possa essere politico, sociale, comunque figure di una certa rilevanza. Però al tempo stesso le statue, essendo che stanno nel loro determinato posto, che possa essere in una piazza, che possa essere un monumento, che possa essere un memoriale, sono lì. E in un certo senso è come se fossero invisibili a tutti noi. Quindi secondo me è interessante anche capire come mai sia stato suscitato tutto questo scalpore. E secondo noi il termine damnatio memoriae sminuisce il messaggio che il Black Lives Matter vuole mandare. Perché c'è anche da dire che molti dei manifestanti, molti di coloro che avrebbero voluto la rimozione di queste statue, in realtà poi si sono espressi favorevoli alla regolazione di queste statue in alcuni luoghi di cultura. Però c'è anche da ricordare che, come dicevo prima, la storia deve essere oggettiva, la storia cerca di essere oggettiva, ma è sempre narrata da chi ha vinto, anche se quando si parla di storie di violenza e storie di oppressione, tutti hanno qualcosa da perdere. E questo secondo noi è stato poi il tentativo del Black Lives Matter, cioè quello di raccontare le storie, di raccontare una storia dal punto di vista di chi ha sempre subito e dal punto di vista di chi non può più parlare. Ed è per questo secondo noi che quelle statue non dovrebbero essere tolte da dove si trovano, non dovrebbero essere spostate in luoghi di cultura come i memoriali, ma dovrebbero rimanere lì esattamente dove stanno, perché adesso anche quelle fanno parte della storia, anche quelle segnano un periodo che ha voluto semplicemente dare una voce a chi non può più parlare. Grazie ragazzi, vi ringrazio anche di essere stati perfettamente nei tempi. Io passo la parola a Sofia Rubis, primo anno di Lingue, Culture e Letterature Straniere. Sofia Rubis si occuperà, ci sei Sofia, accendi la tua webcam, per piacere, Sofia ci presenterà il caso Belgio, Leopoldo II. A te la parola, Sofia. Buonasera a tutti, adesso vi do lo schermo. Il 18 giugno del 2020 viene
scompare una statua del re Leopoldo II e qui noi possiamo vedere verso la scomparsa delle statue coloniali in Belgio la città di Gand ritira, rimuove una statua del re Leopoldo II. Il 3/1/2020 in Belgio succede che un busto dell'ex re Leopoldo II è stato di nuovo deturpato. Ma perché innanzitutto Leopoldo II era stato il re di Belgio dal 1865 al 1909. Per il Belgio fu un re riformista, ma per quanto riguarda la politica estera possiamo dire che fu esattamente un fallimento. Perché? Perché Leopoldo II commise un crimine atroce contro l'umanità, perché a Leopoldo II venne assegnato il Congo, innanzitutto, permetto, l'importante dire, come territorio personale, durante la conferenza di Berlino, e gli fu assegnata da Otto von Bismarck. Gli venne assegnata come stato cuscinetto e non come colonia. Per quanto riguarda la sua politica estera, perché sono state abbattute le statue? Adesso lo spiegheremo. Perché? Innanzitutto Leopoldo II si arricchì grazie al commercio dell'avorio e della gomma, ma dietro a questo commercio succede qualcosa di esattamente terribile, perché gli abitanti del Congo belga vennero sfruttati, ma sfruttati come? Che se non pagavano una determinata somma, in particolare se non portavano la determinata quantità di avorio, venivano mutilati. E noi abbiamo addirittura le testimonianze, le foto che i missionari riportarono, e queste foto vennero poi riscoperte negli anni 90. Queste foto dimostrarono dei crimini atroci nei confronti dell'umanità. E qui possiamo trovare una caricatura terribile. Ho trovato su internet delle immagini allucinanti che non ho voluto pubblicare, anche se in realtà sono degne di essere pubblicate, secondo me, per capire le atrocità che erano state commesse. Quindi Leopoldo II si arricchisce con il commercio della gomma dei lavori commettendo dei crimini atroci. In questa caricatura possiamo vedere l'idra, è un nativo del Congo che viene massacrato esattamente da Leopoldo II. Muore nel 1909 e il Belgio diventa una colonia e non è più uno stato cuscinetto, quindi viene assegnato al Belgio, perché anche il Belgio si rese conto esattamente che c'era effettivamente qualcosa che non andasse. Però ciò che io voglio dire che è importante, che anche questo, il fatto di vandalizzare, è comunque una forma di violenza e non è di certo la soluzione al razzismo e ai genocidi. La storia, secondo me, non si cambia abbattendo le statue. La storia è utile e va compresa, va interpretata innanzitutto, e quindi le statue, secondo me, non vanno assolutamente abbattute, perché innanzitutto, è poco immerso nell'immagine, la rimozione delle statue, distruggere le statue è comunque violenza, non va né rimossa né spiegata, perché secondo me la memoria non deve essere cancellata finché la storia sia magistra vitae per il nostro futuro. Con questa mia opinione personale concludo il mio dibattito su questo caso che è molto importante, quello del Belgio. Quindi noi dobbiamo riscrivere la storia attualizzando il messaggio che trasmettono queste statue, e vedendo queste immagini posso pensare che anche Leopoldo II, secondo me, ha capito gli errori del passato, e noi ci mettiamo dalla parte del popolo che era stato sfruttato. Quindi io qui concludo il mio discorso. Grazie Sofia per la sintesi, ma anche per la presentazione incisiva e chiara, abbiamo ascoltato il tuo punto di vista. E adesso invece chiedo di presentare il caso UK, quindi passiamo alla Gran Bretagna, Asia De Vito, corso di lingue, culture e letterature straniere. Sì, sto cercando. Sì, devi... Asia, se vuoi posso iniziare io. Allora, adesso ci parleranno di Gran Bretagna, Asia De Vito, corso di lingue, culture e letterature straniere,
Silvia Crispino, Lingue, Culture, Letterature Straniere. Anna, scusami che mi sta sfuggendo il tuo cognome, aiuto, aiuto, c'ho un attimo. Anna... Rausa. Anna Rausa, grazie, sì. Scusatemi. E Lorenzo Diaci, Anna Rausa che è del corso Servizi Sociali, e Lorenzo Diaci, Lettere Moderne. A voi la parola, ragazzi, sempre stando nei tempi, così diamo poi a tutti la possibilità di intervenire. Grazie. Inizio io, giusto, Asia? Va bene? Ok. Dunque, un attimo la presentazione. Ok, questa è la prima volta che lo faccio, quindi dovrei cliccare su screen 1, se non sbaglio. Questo? Si vede? Sì, sì, vediamo. Cecil Rhodes contro il nuovo mondo. Ok, poi procedere. Okay. Ok, perfetto, spero si senta tutto, dovrebbe caricarsi. Ok, dunque, il titolo in sé rappresenta come quest'uomo che ha appunto saputo fare, così come tanti altri personaggi prima di lui, del bene ma anche del male, e di come quest'uomo, vale a dire la sua statua, abbia dovuto fare i conti con un nuovo mondo e un modo di pensare ovviamente che non corrisponde più a quello del passato. Questo personaggio, a questo personaggio sono collegati due eventi distanti nel tempo e nello spazio. Uno avvenuto nel 2015 a Città del Capo e un altro avvenuto nel 2020 ad Oxford. Tuttavia, però è importante iniziare con l'evento cardine e con le proteste del Black Lives Matter, i cui partecipanti si sono, diciamo, durante quei mesi prodigati su più fronti per poter mandare avanti un messaggio importante, che è quello di appunto abbattere il razzismo dopo la brutale uccisione di George Floyd. Hanno cercato di comunicare il messaggio in più modi, attraverso l'arte, attraverso i social, attraverso le proteste e le lotte contro la polizia in tutto il mondo, diciamo. E uno degli eventi appunto più simbolici è stato appunto l'abbattimento di diverse statue raffiguranti personaggi storici che, da una parte, come ho detto poco fa, hanno contribuito alla crescita del loro paese e della loro società, a discapito, a danno appunto di altre popolazioni e altri territori, a cui appunto non hanno mai dato relativa importanza. Abbiamo dunque così, nel giugno 2020, a Oxford, come riportato appunto nell'immagine accanto, una protesta fatta di fronte alla statua di Cecil Rhodes, un imperialista, uomo d'affari e anche un politico, il quale ha svolto un ruolo di rilevante importanza nel XIX secolo, soprattutto in Sudafrica. Tuttavia, come avevo detto prima, un evento analogo era successo anche quasi 6 anni fa a Città del Capo, con la rimozione sempre di una statua raffigurante Cecil Rhodes. Per questo appunto mi riferisco a due eventi distanti nel tempo e nello spazio, ma che comunque fanno riferimento ad una stessa figura, che è quella appunto di Cecil Rhodes. Lui ha vissuto, per poter capire appunto chi è stato, una piccolissima introduzione sulla sua vita. Lui ha vissuto tra il 1853 e il 1902, in giovanissima età si trasferisce in Sudafrica e in un tempo relativamente breve riesce ad accumulare moltissima fortuna, moltissimo denaro e fortuna, fino a diventare appunto il fondatore della De Beers, che ad oggi, tuttora, si presenta ancora come la principale potenza nel settore dei diamanti, nel mercato dei diamanti. Ad un'età relativamente giovane, quale quella di 23 anni, diventa così ricco da potersi permettere addirittura di finanziare la costruzione della ferrovia Città del Capo Kimberley, che mette appunto in collegamento queste due città. E sempre a 35 anni, comunque all'epoca un'età notevole, riesce ad avere il controllo del 90% del mercato dei diamanti e inizia ad espandersi anche nel mercato dell'oro. Quindi ad un'età così giovane quest'uomo diventa veramente potente
oltre ogni immaginazione, al punto da potersi permettere di avere il controllo della British South Africa Company, che aveva, il controllo di un esercito, e da qui iniziano anche le imprese politiche e di conquista di Rhodes. Lui infatti inizia con questo esercito personale senza dare alcuna notizia al riguardo della Gran Bretagna, inizia a conquistare dei territori senza dare conto appunto all'impero britannico. Conquista appunto gli odierni Zimbabwe e Zambia e inizia anche ad agganciare dei combattimenti contro i boeri. Tutto questo perché in lui era forte l'idea che la Gran Bretagna dovesse essere appunto l'impero, fosse l'impero più valido e migliore per poter controllare il mondo. Come avevo detto prima, quest'uomo, così come tanti altri personaggi di cui abbiamo parlato fino ad ora, è stato in grado di fare del bene ma anche del male. Lui infatti dopo la sua morte ha contribuito molto col suo denaro e alla sfera diciamo dell'istruzione. Infatti in un territorio che lui ha lasciato in eredità è stata costruita la Rhodes University. Ed è per questo poi che in quell'università è stata eretta quella statua, che poi nel 2015 è stata abbattuta. E sono anche state create delle borse di studio a suo nome, per suo testamento, che hanno permesso nel corso degli anni a diversi studenti in tutto il mondo di poter andare a studiare ad Oxford, e uno degli esempi più lampanti è l'ex presidente degli Stati Uniti Bill Clinton, che ha potuto appunto usufruire di questa borsa di studio. Oltre a questo, molti edifici sono stati eretti in suo nome sia in Inghilterra sia in Sudafrica, come appunto il caso della Rhodes University, fondata 2 anni dopo la morte di Rhodes a Grahamstown, nell'Eastern Cape. E dunque, nonostante tutte queste opere di bene, diciamo che i due pesi della bilancia sono molto sfavorevoli, perché mettere a confronto questo poco, soprattutto fatto dopo la sua morte, a confronto con tutto quello che ha fatto a danno delle popolazioni native del Sudafrica, diciamo che la comparazione è quasi non è giustificabile, diciamo, tutte le sue azioni per il semplice fatto di aver creato un'università per quanto importante e per aver creato borse di studio per Oxford. Comunque la comparazione non è possibile, secondo me. E dunque 6 anni fa è stata rimossa la statua ed è stato così lanciato un forte segnale sul fatto che appunto dare onore e gloria a questo personaggio, un personaggio che appunto ha beneficiato della schiavitù di un popolo per poter ricavare dei profitti e dei guadagni per se stesso, è stato molto ingiusto. Di seguito quindi... In seguito a questi eventi, come si vede nell'immagine accanto, è stata creata la campagna già nel 2015 del Rhodes Must Fall, con riferimento appunto alla statua caduta a Città del Capo, e questa campagna è stata riaccesa poi nel 2020 grazie alle dimostrazioni del Black Lives Matter in Regno Unito, non solo grazie appunto alle manifestazioni, ma anche in seguito alla caduta e all'abbattimento della statua di Edward Colston a Bristol. Dunque, di fronte a questa situazione, i governors dell'Oriel College hanno votato, si sono dimostrati a favore della rimozione di questa statua, perché, come detto da loro stessi, la statua è un simbolo di imperialismo e razzismo e dunque andrebbe tolta. Questa campagna del Rhodes Must Fall ha anche sollecitato il cambiamento del nome di queste borse di studio create in suo nome, e anche
e anche una radicale trasformazione del curriculum universitario proposto appunto dall'Università di Oxford per permettere appunto una visione di diciamo un ampio respiro che non comprendesse soltanto quella del canone occidentale e favorendo così una formazione diciamo più ampia e di più vedute nei confronti degli studenti universitari. Infine, stamattina tra l'altro avevo letto una notizia che non ho fatto in tempo a riportare nel progetto, la statua ad Oxford non è stata ancora tolta, sono state fatte delle proteste, delle firme, ma la questione è ancora aperta, tuttavia la statua si trova ancora lì. Qui è riportata, come potete vedere, la mia personalissima opinione sulla domanda fondamentale di questa lectures, che appunto se è giusto oppure no abbattere queste statue. E io credo semplicemente che per quanto appunto abbatterle non può in alcun modo azzerare tanti anni di soprusi e uccisioni a danno di delle popolazioni, di diverse popolazioni, delle popolazioni oppresse dalla civiltà bianca occidentale, tuttavia credo che l'abbattimento di queste statue possa contribuire a diciamo un tassello che può permettere alla società di oggi di aprire gli occhi su temi che secondo me sono ancora non bene compresi. Credo che soprattutto noi bianchi non abbiamo ancora ben capito tante problematiche che ci sono nei confronti di popolazioni e di altre etnie e di un colore diverso dal nostro, ma questa è una questione che dovrebbe riguardarci tutti, indipendentemente dal colore della pelle. Ho finito, ho concluso. Scusate per il tempo preso, ne ho preso un po' troppo. Ok, trasmetto. Okay. Si vede, si sente? Sì, Asia, tutto ok. Ok. Vabbè, figura che ho preso, diciamo, il mio caso di studio è Winston Churchill, che forse è uno, diciamo, dei politici considerati come più di riferimento a livello mondiale. La sua statua è stata presa di mira dai manifestanti del movimento Black Lives Matter pochi giorni dopo l'uccisione di George Floyd. La statua, appunto, si trovava, come si può vedere dalla foto, a Parliament Square a Londra. Chi era Winston Churchill? Churchill nasce nel 1874, entra in politica nel 1900 ed è diciamo maggiormente ricordato per essere stato appunto il primo ministro del Regno Unito dal 1940 al 1945 e appunto quindi ricordato per aver guidato poi il Regno Unito durante la Seconda Guerra Mondiale e per aver contribuito a fermare appunto l'espansione nazista. Egli vincerà successivamente anche un Nobel, anche per i suoi discorsi che furono decisivi anche nel sostenere e motivare la resistenza. Qui diciamo, ne leggo un estratto, chiede qual è il nostro scopo, rispondo con una sola parola: vittoria, vittoria ad ogni costo, vittoria nonostante ogni terrore, vittoria per quanto la strada possa essere lunga e dura. Senza vittoria infatti non c'è sopravvivenza. È facile capire appunto perché gli venga così tanto celebrato poi, è stato poi così celebrato nel secolo successivo. Ma chi era anche Winston Churchill? Churchill era egli credeva fortemente nella superiorità della razza bianca e che il dominio incontrastato dell'impero britannico fosse poi un'espressione del darwinismo sociale. Egli era inoltre favorevole a, a, a egli,
Da giovane sostenne che il miglioramento della razza britannica era l'obiettivo della sua vita, arrivando a dire che era necessaria una sterilizzazione per coloro che erano considerati non idonei. Era anche convinto che i popoli in Africa, nei Caraibi, nelle Americhe e in Australia fossero incapaci di autogovernarsi e nel 1937, discutendo dell'autogoverno arabo della Palestina, egli sostenne che egli non ammetteva che il cane che ha un canile abbia dei diritti sul canile e che non si potesse parlare di errore rispetto a ciò che gli invasori, diciamo, i colonialisti arrivati in America o in Australia avessero fatto poi alle popolazioni indigene, in quanto appunto appartenenti a una razza superiore o una razza più saggia, chiaramente la razza bianca. Egli, per sopprimere l'insurrezione dei curdi contro gli iracheni, l'Iraq in quel momento era sotto, diciamo, il dominio, si potrebbe dire, inglese, egli affermò che non era necessario utilizzare soltanto i gas più letali, ma si possono utilizzare dei gas che causano grandi disagi e diffondono terrore. E coloro che non si opponevano a questo avvelenamento a tutti gli effetti dei curdi vennero definiti schizzinosi. Egli è anche considerato tra i maggiori responsabili della carestia del Bengala del 43-44, che portò poi alla morte di 3 milioni di persone. Infatti, ciò di cui egli è accusato è di aver ignorato ciò che accadeva nel subcontinente indiano, insistendo affinché il paese continuasse a esportare riso per sfamare i soldati, appunto impegnati durante la Seconda Guerra Mondiale. Egli diede la colpa di questa pandemia agli indiani stessi, accusandoli di accoppiarsi come conigli e definendoli un popolo bestiale con una religione bestiale. Cosa è successo poi alla statua? Sulla statua sono stati appunto apposti vari cartelli insieme alla scritta con una bomboletta "Was a racist". Successivamente il primo ministro conservatore Boris Johnson ha twittato che la statua di Winston Churchill è un promemoria del successo che ebbe nel salvare questo paese dalla tirannia fascista e razzista, ed è assurdo e vergognoso che monumento nazionale sia oggi in pericolo di essere attaccato da parte di manifestanti violenti. Sì, a volte ha espresso opinioni che erano e sono inaccettabili per noi oggi, ma era un eroe e merita pienamente il suo memoriale. Diciamo che questa forse è anche l'opinione più diffusa nel paese stesso. Nel frattempo il sindaco di Londra, Sadiq Khan, ha fatto iscatolare la statua per proteggerla da ulteriori atti vandalici. Successivamente la statua è stata pulita e riesposta in piazza. Sempre lo stesso Sadiq Khan, dopo altri attacchi ad altre statue come quella di Edward Colston, ha proposto che i nomi delle strade, degli edifici pubblici e delle piazze fossero poi rivisti da una commissione per garantire che riflettano la diversità culturale della capitale, al fine poi di rimuovere quelli con collegamenti alla schiavitù. L'opinione pubblica, così come la storiografia, ovviamente continua a celebrare Winston Churchill senza però menzionare minimamente le opinioni profondamente razziste di cui egli poi non ha mai fatto particolare mistero. Io credo fortemente che le statue abbiano in sé un fine celebrativo, e quindi a volte questo fine celebrativo diventa anche celebrativo di una violenza. Penso anche che la strategia migliore sia quella, poi, dato magari il valore storico di alcune statue, di posizionarle in alcuni musei, spiegando anche il contesto legato a quella statua in particolare, e che vengano sostituite poi da statue di coloro che sono stati poi oppressi e dimenticati a scapito di grandi personaggi. Questo è il mio contributo. Grazie a tutti. Buonasera. Ora condivido il PowerPoint. Si vede? Sì, Anna, si vede. Ok. Allora, innanzitutto partiamo col definire chi era Edward Colston. Vediamo che Colston era un mercante, un commerciante di schiavi, un politico conservatore nonché membro del Parlamento inglese, coinvolto in prima persona nella tratta di schiavi nell'Atlantico. Il suo nome però è anche legato alle attività filantropiche per le quali gli sono state dedicate delle statue. Vediamo che ha finanziato la costruzione di ospedali, ospizi, ma anche scuole e chiese. E grazie alla crescente consapevolezza che si è sviluppata poi nel XX secolo, ci sono state numerose
proteste e petizioni culminate nel giugno 2020, come vedremo successivamente, quando la statua è stata abbattuta a sostegno del movimento Black Lives Matter. Più nello specifico vediamo che nel 1680 Colston divenne membro della Royal African Company, che all'epoca aveva proprio il monopolio della tratta degli schiavi, e nel 1689 ne divenne addirittura vicegovernatore. Gli schiavi che venivano acquistati in Africa venivano prima marchiati con le iniziali della compagnia e successivamente trasportati dalle navi negriere nelle piantagioni americane. Vediamo ancora che tra il 1672 e il 1689 le navi della compagnia di Colston hanno trasportato ben 84.000 persone tra uomini, donne e bambini dall'Africa alle Americhe, di cui ben 19.000 sono morti durante il viaggio. Nonostante ciò, comunque, a Bristol la sua memoria è stata onorata per secoli, perché alla sua morte lasciò in eredità la sua ricchezza all'organizzazione di beneficenza. E le tracce di tutta questa ricchezza sono ancora individuabili per le strade, per i memoriali, gli edifici di Bristol. La sua statua vediamo che si trova nella Colston Avenue, quindi proprio nel centro della città, e non fa alcuna menzione del suo famigerato passato. È proprio su questo punto che si concentra il dibattito odierno. Vediamo dunque che arriviamo alla data più importante in assoluto, che è il 7 giugno 2020, quando durante la manifestazione del movimento Black Lives Matter la statua è stata abbattuta. I manifestanti si sono radunati quindi nella zona del porto di Bristol e hanno legato delle corde alla statua, rimuovendola dal piedistallo su cui era fissata. L'abbattimento è stato proprio festeggiato con applausi, con urla di approvazione e le immagini sono state diffuse sui social network. Ma vediamo proprio perché questa statua desta così tante polemiche. Vediamo che questo deriva principalmente dal fatto che la placca celebra Colston come uno dei migliori e più saggi cittadini di Bristol, e questo non rappresenta altro che un insulto ai cittadini neri di Bristol, che devono invece subire un'offesa così palese al loro retaggio. Il tentativo è stato quindi un tentativo di sostituire questa placca con una che invece prendesse anche in considerazione le ombre su questa figura, però è naufragato tra burocrazia e veti incrociati, lasciando in attesa tali richieste, che poi erano le richieste di chi voleva sanare una ferita alla città. E quindi vediamo che la storia di questa statua è assai complessa, radici profonde nella comunità di Bristol, specialmente nella comunità nera, ed è proprio in questo contesto che deve essere interpretato il gesto di manifestanti. Vediamo inoltre che fine ha fatto la statua. Per quanto riguarda la statua di Colston, questa viene è conservata in un museo per essere restaurata, ma un'interessante rielaborazione creativa è stata proposta il 15 luglio del 2020, quando sul piedistallo in cui vi era precedentemente Colston è stata posta la statua realizzata dall'artista Mark Quinn, che raffigura una ragazza nera con il pugno destro chiuso, ovvero il simbolo del movimento. Però il giorno successivo è stata rimossa su ordine dell'amministrazione locale. Ho ritenuto interessante anche la posizione che è stata assunta dal sindaco Marvin Rees, il quale, nonostante ha lasciato intendere che non vuole rimettere Colston al suo posto, ha preso le distanze dall'azione spontanea di Quinn, in quanto non è stata un'azione autorizzata. Infine, vorrei sottoporre alla vostra attenzione una proposta precedente all'abbattimento della statua, infatti vediamo che risale al 2018, in cui la statua di Colston viene rivisitata e riscritta in termini polemici con questa creativa riformulazione, che fa proprio da ponte tra la storia del commercio di schiavi e la schiavitù moderna. L'opera è stata realizzata in occasione dell'Anti-Slavery Day e raffigura circa 100 figure umane distese di fronte alla statua del mercante in una formazione che ricorda comunque il modo in cui milioni di schiavi venivano trasportati dalle navi negriere. Ed è il profilo di questa nave è formato proprio da blocchi su cui sono incisi i nomi degli schiavi moderni, come ad esempio vediamo nail bar worker, sex worker, domestic servant o car wash attendant. Io ho concluso. Ho interrotto la presentazione. Buonasera a tutti. Posso intervenire io, secondo che condivido lo schermo.
Vedete tutti? Sì, Lorenzo, riusciamo a vedere. Scusa. Passiamo adesso al caso di Robert Milligan. L'onda delle proteste antirazziste colpisce la statua del mercante scozzese situata davanti al Museum of London Docklands a Londra. Ma facciamo un passo indietro. Chi era appunto Robert Milligan? Robert Milligan è stato un importante mercante, nonché una delle più influenti personalità dietro la costruzione del West India Docks a Londra. Poco prima, diciamo, durante i suoi ultimi anni di vita, quest'ultimo è arrivato a possedere ben 2 piantagioni di canne da zucchero e 526 schiavi. Proprio per questo motivo i manifestanti di Black Lives Matter hanno ritenuto che la sua presenza davanti la presenza della statua davanti al museo fosse un problematica. E come vediamo in questa foto, insomma, hanno, come mi piace definire, reinterpretato. Ecco. Benissimo, come hanno già ampiamente descritto i miei colleghi, diciamo, quest'onda di proteste è avvenuta in seguito alla morte di George Floyd a Minneapolis. Il caso peculiare che presenta questa statua e che quest'ultima è stata rimossa non dai manifestanti stessi, ma bensì dal sindaco di Londra, il quale ha aderito in maniera attiva alle proteste contro il razzismo che hanno interessato appunto diversi paesi occidentali, e ha deciso il 9 giugno 2020, con l'aiuto chiaramente di operai, in quali con una mini gru hanno rimosso appunto questa statua davanti al Museum of London Docklands, il quale il museo stesso, diciamo, non ha nascosto che già da tempo la presenza di questa statua fosse in realtà assai scomoda. E con questo io ho concluso. Grazie anche per la sintesi, Lorenzo. Abbiamo l'ultimo caso, così poi lasciamo parlare i nostri ospiti. L'ultimo caso che ci viene presentato da Luca Iacono, il caso Italia di Indro Montanelli. Io, prima di lasciare la parola a Luca, vorrei approfittare per ringraziarlo, perché è stato Luca a darmi inizialmente l'idea di organizzare un seminario su questo argomento che io avevo solo in maniera sommaria e provvisoria trattato a lezione. E poi abbiamo trasformato il seminario che aveva proposto, che Luca mi aveva proposto di fare, nella presentazione che oggi vedete, di cui appunto i protagonisti sono gli studenti, e penso che sia stato davvero interessante per tutti. Quindi lascio a Luca la parola, così chiudiamo col caso Montanelli. Sì, grazie mille professoressa. Allora, forse avete già cominciato a vedere, ditemi se si vede la presentazione. Sì, Luca, vediamo benissimo. Ok, perfetto. Allora, rientrando nel caso italiano, ho voluto proporre come case study proprio quella della statua di Indro Montanelli, che si trova presso i giardini pubblici di Milano, anch'essi intitolati proprio allo scrittore toscano. La mia presentazione, il titolo è anche un po' provocatorio per ciò che significa Montanelli e l'istituzione della sua statua nel dibattito pubblico. Queste sono tre presentazioni del, naturalmente a sinistra vediamo l'originale commissionato dall'allora sindaco della corrente politica di afferente al centrodestra, Gabriele Alberti, realizzata dallo scultore Vito Tongiani appunto nel 2006. Gli interventi in realtà sono stati molteplici, però questi sono i più rilevanti, credo, per il dibattito che appunto stiamo affrontando questa sera, ed sono quelli del 12 giugno 2020, dell'operazione della Rete Studenti Milano, realizzato appunto sull'onda dei movimenti di contestazione Black Lives Matter, arrivati anche qui, diciamo, nella nostra personale esperienza in Italia, e l'opera di Cristina Donati Maier, l'artista che con il suo artivismo
Il 28 giugno 2020 colloca una bambola di una bambina che rappresenta appunto la bambina eritrea che l'allora 25enne Indro Montanelli sposò nella sua avventura coloniale. Ora, non mi dilungo troppo sulla vita dello scrittore, del giornalista. Indro Montanelli, nato appunto a Fucecchio in Toscana il 22 aprile del 1909, è morto a Milano nel 2001. Questo è importante naturalmente però per farci comprendere in che contesto storico nasce e cresce Indro Montanelli, e soprattutto questa era, diciamo, il riferimento appunto alla statua e la foto da cui prende spunto lo scultore per la statua. Indro Montanelli seduto sulla pila di libri con la sua storica Olivetti. Ora, questi sono però degli episodi che riteniamo appunto chiave per della vita del giornalista e soprattutto per quanto riguarda appunto l'istituzione e il vandalismo, tra mille virgolette, sulla statua. Egli fu un fascista fino al 1938, infatti si distaccherà dal Manifesto della Razza, però resta fondamentale la sua esperienza nell'ambito dell'esperienza coloniale in Etiopia, allora con appunto l'esperienza coloniale fascista dell'epoca del ventennio, e soprattutto l'episodio che viene contestato appunto all'interno dello sfregio alla sua statua, e cioè che allora aveva appunto 26 anni e comprò e sposò una bambina eritrea di 12 anni di nome Fatima, che nelle sue memorie chiamerà affettuosamente Destà. Questa è una citazione che ho voluto inserire perché mi sembra piuttosto rilevante, di Montanelli, che appunto si riferisce a Mussolini parlando della guerra in Etiopia. Questa guerra, che ricordiamo, la storia ci insegna essere stata assolutamente fallimentare, però questa citazione un po' ci cala nella mentalità dell'epoca. Infatti qui scrive nel 1936 Montanelli: questa guerra è stata per noi, dice, una bella lunga vacanza dataci dal gran babbo in premio 13 anni di scuola, e detto tra noi era ora. Ora, ho voluto anche riportare qualche pensiero appunto razzista diciamo oggettivamente razzista dello scrittore, che dal 36 scrive nel 36, diciamo appunto immerso in quel tipo di mentalità, possiamo anche tra mille virgolette comprenderlo, dove parla appunto della superiorità della razza bianca, in una cosa che, diciamo, un po' in maniera provocatoria, un po' seriamente, nella mia interpretazione mi sembra un po' ai limiti della sindrome di Stoccolma, cioè che non occorre un intuito psicologico per vedersi che un indigeno ama il bianco solo in quanto lo teme o lo tiene infinitamente superiore a sé, oppure ancora: non si sarà mai dei dominatori se non avremo la coscienza esatta di una nostra fatale superiorità. Però quello che ho ritenuto rilevante, accostandolo appunto alle dichiarazioni fatte quasi 30 anni prima, è che nel 62, diciamo in occasione di un evento ricordato anche precedentemente, dice che sicuramente gli studenti bianchi di Oxford hanno sbagliato ad opporsi all'ingresso del loro collega Meredith nell'università. Tuttavia, se leggete un po' più in là, questo errore e questo sopruso sono stati un eccesso di difesa ispirato da una preoccupazione che purtroppo è quella legittima, ossia quella della salvaguardia biologica della razza bianca. Un altro episodio che mi sembra piuttosto fondamentale per quello che è stato il dibattito pubblico sulla sua figura, anche se c'è un salto temporale importante, è l'attentato che viene fatto nei suoi confronti dalle Brigate Rosse. Nel 2 giugno del 77, infatti, il giornalista subisce un agguato da parte delle Brigate Rosse volto ad effettuare una gambizzazione nei suoi confronti. Perché l'ho inserito? L'ho inserito perché nelle dichiarazioni, perché è l'opinione pubblica, diciamo, che mi è interessato molto seguire all'interno di questo dibattito, viene effettuata una vera e parte proprio un processo di martirizzazione che dura anche oggi a supporto del giornalista, come se subire un attentato da parte delle Brigate Rosse trasformasse automaticamente la persona in una persona dalla morale pulita, lineare, o comunque in un eroe in qualche modo.
Altro episodio assolutamente fondamentale ho ritenuto che fosse il confronto televisivo che fece appunto, che in realtà in cui si ritrovò tra capo e collo Montanelli nel 1969 da Gianni Bisiak. Elvira Banotti, una giornalista scrittrice ed attivista femminista italiana di origine eritrea, in quel momento gli chiede, gli dice: in Europa si potrebbe dire che lei ha violentato una bambina di 12 anni, quali differenze crede che esistano dal punto di vista biologico o psicologico in una bambina africana? La risposta, diciamo, standard, che in realtà reitera in questa intervista, che tra l'altro consiglio, di cui consiglio la visione, perché è estremamente interessante per quello che sto per dire, ma soprattutto dà un'idea piuttosto chiara dell'atteggiamento del giornalista nei confronti di questa questione, dice: lì è tutta un'altra cosa. E quindi c'è proprio, come dire, mentre la giornalista si occupa di cercare di fargli contestualizzare da una parte diciamo quello che è successo e dall'altra soprattutto di metterlo poi 30 anni dopo di fronte alla percezione di un uomo maturo della perpetuazione della violenza appunto da parte di un uomo bianco e fascista nei confronti di una dodicenne, ricordandogli appunto qua, cioè se in Europa sarebbe stato considerato un violentatore, perché qui è diverso. Insomma, mi premeva sottolineare la mancanza di assunzione di responsabilità di Indro Montanelli in quel momento, ma soprattutto di tutta la, diciamo, coloro che si sprecano in interventi di eroizzazione del giornalista. Questa è una breve carrellata degli interventi fatti, che poi parte da molto lontano, cioè nel 2012 fu imbrattata una prima volta e fu posto una sorta di ordigno finto contenente una striscia di carta vuota. Nel 2018 le attiviste LGBT, le indecorose, applicano una prima scritta che recita, come potete vedere, stupratori di bambine. E poi, sull'onda appunto del Black Lives Matter in Italia, il 12 giugno 2020 la vernice rossa e la scritta razzista stupratore, e poi l'opera appunto che ricordavo anche prima, La bambola dell'artista Cristina Donati Maier. Ora, queste sono diciamo le mie considerazioni, che sono i conti in realtà col colonialismo razzista ed eteropatriarcale che probabilmente non abbiamo mai fatto, continuiamo a non fare, perché appunto sono stati molti interventi di esponenti politici e televisivi italiani a supporto della memoria del giornalista toscano. E mi sembra che in un contesto in cui l'eteropatriarcato sia fortemente dominante, questo non ci stupisce. Invito anzi a riflettere su quanto ci investe ancora nella quotidianità e sulla difficoltà di mettere in discussione dei comportamenti che pure la maggior parte di noi mai si azzarderebbe a giustificare, ma cui purtroppo, come l'intervista, spesso fa ancora l'occhiolino, che è un altro passaggio interessante dell'intervista, cioè quando lui si parla appunto di questa della sua sposa, dice: ho scelto bene questa bambina, appunto questa ragazza di 12 anni, e sorride, quasi fa l'occhiolino a qualche altro uomo presente nello studio, come se fosse una cosa a cui per l'appunto aspirare o a cui magari tornare. E diciamo è abbastanza significativo che si siano espressi molti in difesa del giornalista, dall'ex sindaco che appunto aveva ordinato la statua, quindi Gabriele Albertini, a Beppe Sala, che farebbe parte in teoria di un contenitore politico diverso, ma anche lo stesso Gad Lerner ed Enrico Mentana, che per esempio aveva dichiarato che la statua non potesse essere toccata perché appunto era stato attaccato dalle Brigate Rosse e quindi automaticamente era intoccabile. E quindi credo che, diciamo, l'ottico di tutto questo, noi non abbiamo mai fatto i conti con il nostro passato fascista e colonialista, il cui retaggio di dominio eteropatriarcale e bianco come società ancora ci portiamo dietro. E ho voluto inserire anche questa vignetta che è molto significativa, no? Cioè della, come dire, la percezione del corpo nero che ci portiamo ancora oggi appresso e che allora era del tutto normale. E qui mi soffermo un attimo ancora, perché la rivisitazione completa non include soltanto la bambola, ma anche questa descrizione. Cioè, l'artista dice che il monumento Indro Montanelli, così
e completo. Non occorreva colorare la statua. Era sufficiente aggiungere sulle ginocchia del vecchio la bambina eritrea di 12 anni della quale abusò da soldato colonialista e fascista. L'ho trovata estremamente interessante perché l'artista non si prodiga in critiche, in analisi sociopolitiche, semplicemente, motivo per cui lo ritengo l'intervento migliore, che in realtà si dovrebbe sicuramente tenere, questa è la realtà dei fatti, che in quel periodo, seppur contestualizzato, il giornalista aveva fatto in una mentalità fascista, in una mentalità che sicuramente anche legalmente lo permetteva, questo non significa che sia giusto, insomma questa è la realtà dei fatti. Ancora, diciamo, nell'avviarmi alla conclusione ho preso spunto da un articolo da un passaggio che la giornalista Jennifer Guerra scrive su The Vision, in un articolo in cui parla chiaramente criticamente della statua a Montanelli, che in cui dice che l'errore in cui si cade quando si valuta la storia è quello di giudicarla troppo strettamente con i parametri del passato. Questo non porta spesso, questo porta spesso, anzi, all'assoluzione di certi crimini e di certe atrocità, se non al loro oblio, in quanto fatti che possono essere semplicemente spiegati con le consuetudini del tempo in cui sono avvenuti. Insomma, è vero che bisogna contestualizzare senza dimenticare perché sono avvenuti, quando sono avvenuti. Tuttavia, difenderla in questo modo, diciamo a priori, sicuramente anche è altrettanto sbagliato. E parafrasando sempre dall'articolo della giornalista Guerra, che a sua volta parafrasa l'apologia della storia di Marc Bloch, la storia non va descritta né giudicata ma compresa. Infatti nell'ottica di comprenderla, e quindi di comprendere anche cosa sono le statue e cosa simboleggiano, quindi di comprendere la storia attraverso capacità critica non può, non deve andare distrutta. Per tale motivo interventi come quello di Cristina Maier possono essere molto funzionali all'educazione. Infatti la pura damnatio memoria non è utile alla comprensione della storia, ma può essere soltanto utile ad una strumentalizzazione. Infatti cancellando possiamo soltanto dare modo di strumentalizzare in modo in questo e in quell'altro modo la storia, in maniera non critica, non oggettiva. E ancora, giustificare oggi attraverso il contesto di allora, che di sicuro però è fondamentale per la comprensione oggettiva del fenomeno, dei comportamenti ingiusti, non è utile a comprendere ciò che siamo stati nella speranza di migliorare ciò che siamo e costruire quello che possiamo essere. E quindi bisogna, a mio avviso, riconsiderare, ricontestualizzare, trasmettendo la capacità critica nell'analisi storica, che sicuramente è altro sia a lasciare semplicemente le statue per come sono, per quello che hanno simboleggiato, come se nel frattempo non avessimo fatto avanzamenti o comunque non avessimo sviluppato nuove criticità, nuovi modi di analizzare, perché la statua in funzione aprioristicamente celebrativa è violenza. In questo caso, appunto, diciamo, ispirandomi al titolo del seminario, la statua è violenza. E quindi oggi è necessario sicuramente metterla in discussione. E questo era il mio contributo. Grazie anche a te, Luca. Anzi, mi scuso perché non ti ho presentato come ho fatto con gli altri tuoi colleghi. Luca Iacono è studente del corso di scienze tecniche della mediazione linguistica, ma dopo scontato che tutti ti conoscono, presidente del Consiglio degli Studenti dell'Associazione Link, lo ringrazio ancora per questo suo contributo. Io trovo che ci siano stati davvero tantissimi spunti, tutti estremamente interessati, avete visto come sono emersi anche punti di vista differenti, e io a questo punto lascio subito la parola ai nostri ospiti, al professor Massimiliano Rossi e al professor Daniele De Luca, per una loro riflessione, e poi vediamo se qualcun altro vorrà intervenire. Massimiliano, vogliamo partire da te? Sì, ecco, grazie. Sì, ringrazio tutte e tutti queste persone che sono intervenute, e devo dire che ho un foglio pieno di appunti che denotano una certa
certo caos, io devo far la parte dello storico dell'arte, e di arte non si è mai non è un caso che di arte non si sia mai parlato in questa finora. C'è stata solamente la menzione dell'autore della statua di Montanelli. In altri casi, in tutti gli altri casi, mi pare che non siano mai stati nominati gli artisti. Anche questo è molto interessante. Perché nel momento in cui l'arte è sempre stata celebrativa, il fatto di abbattere un prodotto, diciamo, di una tecnica artistica significa anche abbattere il prestigio dell'arte stessa. Questo è, trovo molto interessante l'ultima frase un po' forte che Luca Iacono, vero, ci ha mostrato, insomma, cioè la statua è violenza. Sì, certo, la statua è violenza. Quasi sempre, almeno io parlo dei secoli che frequento io come storico, diciamo, quindi l'arte come l'arte dell'ancien régime, l'arte celebra sovrani, celebra situazioni, diciamo, di privilegio, una forma di privilegio, è una forma di mistificazione, spesso e volentieri, ed è anche una forma di giustificazione, di se vogliamo dire, di nobilitazione, sublimazione di una certa violenza. Se voi, io dico sempre ai miei studenti che per, diciamo, avere un occhio diverso, un occhio, diciamo, distaccato, in qualche modo straniato, si dovrebbe andare in Piazza della Signoria a Firenze e guardare le statue che ci sono, quindi, diciamo, il canone, no? Il canone dell'arte, se vogliamo, di tutti i tempi, come invece una specie di inquietante messa in scena sadomasochista, perché ci sono statue, appunto, che per esempio il Ratto delle Sabine, che in qualche modo celebrano uno stupro, oppure ci sono situazioni di violenza estrema come l'Ercole e Caco di Bandinelli, eroi assassini, Davide per esempio, Giuditta, non importa che siano presenti in copia o in originale, il Perseo, quasi tutte celebrazioni di atti violenti ed efferati. Quest'ottica è un'ottica che noi non abbiamo, ma che invece evidentemente è un'ottica che si sta riprendendo il proprio posto, cioè si sta tornando in un certo senso a dare significato a ciò che noi non guardavamo più, perché chi guardava le statue nei nostri parchi oppure nelle nostre piazze? Questo tipo di retorica spesso ottocentesca o del primo Novecento c'era ormai totalmente estranea. Chi è che guarda le tante statue, che sono tanti monumenti celebrativi, soprattutto della prima guerra mondiale, che ci sono in tutta Italia? Abbiamo completamente perso il senso e l'importanza, diciamo, di questo tipo di manufatti. Invece, tutti i casi che voi avete brillantemente esposto ci ripresentano un problema che sembrava accantonato, cioè quanto siano attuali queste immagini, e dunque quanto questo potere delle immagini adesso si imponga di nuovo. E quindi fare violenza a una statua significa in qualche modo cercare di cambiare qualcosa. Quindi ci sono infinite, diciamo, declinazioni, appunto il ritorno anche a credere nella storia, dopo che diciamo noi usciamo da decenni di cultura postmoderna che ha predicato invece la frammentazione della storia, anche l'insensatezza in un certo senso del continuum temporale. Invece qui ci si crede come nella storia, tant'è vero che la si vuole in un certo senso
rievocare per modificarla o per in qualche modo distruggerla in effigie. Poi c'è appunto il problema dell'arte. L'arte è un meccanismo politico di celebrazione. Negarla significa evidentemente negare anche il prestigio di una disciplina, il prestigio di una anche di un'attività umana che è stata soprattutto nell'ambito della civiltà occidentale, dai greci in poi, eretta a attività diciamo separata ed eccezionale, che dava luogo a una serie di manufatti fetici che dovevano essere isolati rispetto ad altri manufatti. Quindi diciamo che ci sono moltissime violazioni, può essere affrontato questo problema. Una delle studentesse ha detto una frase certamente su cui possiamo essere tutti d'accordo: la storia non cambia abbattendo le statue. Non cambia la storia passata, ma cambia la storia presente. Sicuramente abbattere una statua è un atto politico estremamente forte, estremamente consapevole, e sì, certo, non cambia retrospettivamente, ma cambia qualcosa, può in un certo senso cambiare quello che sta accadendo in questo momento. Quindi lo storico dell'arte come reagisce? Reagisce male, sempre molto male a questo tipo di violenza, la sente come una violenza personale. E devo dire, vi cito un episodio che è avvenuto quest'estate a un mio collega, a un curatore del Metropolitan Museum di New York, che si chiama Keith Christiansen, è uno dei più famosi storici dell'arte, diciamo dell'arte della prima età moderna, è un personaggio anche molto, molto noto, e ha postato sulla sua pagina Instagram una vignetta del periodo rivoluzionario francese, dove c'è un personaggio che è Le Noir che cerca di fermare i rivoluzionari che stanno distruggendo a Notre Dame le statue dei re di Francia. E ha scritto Christiansen un breve commento dicendo: quante opere d'arte sono state distrutte nel tentativo di cambiare un passato che non ci piace più. Questo ha provocato uno scandalo sui media e ha quasi rischiato il posto Christiansen, perché è andato contro evidentemente un comune sentire che però, diciamo, che vogliamo etichettare come, se vogliamo, ideologia del politicamente corretto, che però svela una, diciamo, anche una faccia più inquietante, diciamo, persecutoria in un certo senso, oserei dire quasi fascista. Quindi, come dire, si va al paradosso. In ultimo io vorrei dire questo, che questa venir meno del prestigio dell'arte, questo non, come dire, non fermarsi di fronte, non prendere per niente in considerazione il possibile valore artistico, per esempio, della statua di Montanelli, io trovo bruttissima, ma questo è un mio parere, ecco, non tenere minimamente conto di tutto questo significa evidentemente appunto rifiutare qualunque statuto di autorevolezza anche al manufatto stesso, al manufatto e a chi l'ha fatto. E non è un caso anche qui che diciamo noi ci si trovi adesso da una ventina, 25 anni in un contesto dove la storia dell'arte è stata fortemente messa in crisi come paradigma eteropatriarcale, egemonico, europeo, eurocentrico, eccetera, eccetera, eccetera. Se ne è decretata la fine, la morte, e sempre di più, soprattutto nelle università americane, gli insegnamenti di storia dell'arte, soprattutto europea,
sono messi in un angolo e invece sono presentissimi, sempre più coronati, diciamo, da grande successo gli insegnamenti di visual culture o appunto cultural studies in senso lato. Credo che mi fermo qui, però vi ringrazio perché appunto mi avete dato ecco, la possibilità di riflettere insieme a voi su delle tematiche sulle quali sto riflettendo anch'io da molto tempo. Massimiliano, grazie, davvero, anche se breve, il tuo intervento è stato ricco di spunti e io approfitto dell'occasione per farti pubblicamente un invito a tornare con noi per un altro seminario perché vogliamo ascoltarti, ecco, in qualità di storico dell'arte, docente di museologia e museografia, sappiamo ecco, che puoi darci degli spunti interessantissimi di riflessione e dunque ti inviteremo e speriamo che tu possa accogliere il nostro invito e ti ringraziamo intanto per questa tua riflessione importante. E passerei la parola al professor De Luca e poi sentiamo se ci sono altri. Grazie Maria Renata, ringrazio tutti gli studenti anche per la gentilezza che hanno avuto in questi giorni per mettermi al corrente dei loro lavori. Con alcuni abbiamo avuto dei confronti più intensi, penso a Luca, con altri più brevi, ma insomma è stato molto, molto gentile e molto garbato questo scambio di idee. Io parto da una delle ultime cose dette dal collega Rossi, cioè l'esempio accaduto al nostro collega, al suo collega statunitense, che ci riporta a un problema. Noi rischiamo di cadere nel concetto del pensiero unico. Praticamente noi stiamo, come dire, quasi cadendo in una specie di delirio suicida del politicamente corretto, se mi concedete questo. E mi rifaccio, anzi sono costretto a citare un intellettuale americano con cui io praticamente non sono mai andato d'accordo, che è Noam Chomsky, ma questa volta lo sono. Perché? Perché Noam Chomsky il 7 luglio scorso su un'importante rivista popolare, metto tra virgolette popolare nel senso di grossa diffusione, cioè l'Harper's Magazine, insieme ad altri intellettuali sicuramente non di destra, sicuramente non conservatori, quali la Rowling, quali Salman Rushdie, quale Fukuyama, praticamente attaccano il politicamente corretto e attaccano in maniera particolare la cancel culture, cioè questo tentativo di cancellare la cultura nel tentativo di identificare un pensiero unico. Ed è questo il problema, cioè quello che è accaduto al collega di Massimiliano negli Stati Uniti è qualcosa che è accaduto a molti nostri colleghi, giovani ricercatori più anziani nelle università americane, che si sono permessi di scrivere degli articoli non ritenuti consoni o all'interno dei canoni del politicamente corretto. Faccio questa brevissima introduzione perché se Massimiliano ha un foglio, io grazie alla gentilezza, lo dicevo, degli studenti e delle studentesse, di fogli ne ho ben quattro di commenti ai vari, alle varie slide che abbiamo visto, abbiamo visto questa sera. Da cosa partire? Allora, cerco di andare per ordine. Da dove parto? Parto dalla questione del movimento stesso del Black Lives Matter. Perché? Perché qua bisogna distinguere chi appartiene al movimento del Black Lives Matter. In particolar modo, quando io leggo che uno degli obiettivi, alcuni obiettivi del movimento Black Lives Matter è quello di, come dire, portare a un'uguaglianza, a un'integrazione, a un'assimilazione, a una difesa dei diritti, delle differenze sessuali, razziali, scusate se uso razziale, so che non è più di moda, ma non trovo un termine diverso per poterlo indicare, etnico, quello che volete, beh, forse alcuni problemi devono essere affrontati, questo so di averlo detto nel nostro incontro preliminare un po' di tempo fa, anche all'interno della comunità afroamericana, che ha serie difficoltà
nel fare autocoscienza dei problemi che ci sono al proprio interno. Quando leggo di una possibile società fluida che possa, come dire, favorire le differenze sessuali e non sessuali, beh, attenzione, perché quanto questa società fluida può avere successo nella comunità afroamericana? Cioè, quando si accusa o si tenta di distruggere il sessismo e la misoginia che c'è nella società in generale, come si può distruggere il sessismo e la misoginia presente nella comunità afroamericana? Questa è una seria difficoltà. Poi, alcune cifre che sono state portate. È vero, la comunità afroamericana ha subito in numero percentuale di vittime molte più vittime, molti più attacchi razzisti. Ma attenzione, questo non è avvenuto soltanto da parte bianca, di cui noi dobbiamo assolutamente prenderci la responsabilità, ma c'è una serie di problemi all'interno della complessa società americana di, come dire, integrazione di relazioni e di rapporti tra le varie comunità. La comunità afroamericana è ostile a quella asiatica è ostile a quella ebraica a quella latinoamericana, non è un cerchio, non sto andando in ordine. Per questa ragione io consiglio sempre un film bellissimo, probabilmente il mio film preferito di Spike Lee, che è Do the Right Thing, che è del 1989. In Fa la cosa giusta, Spike Lee rappresenta proprio graficamente quello che accade nei rapporti tra le varie comunità o minoranze americane. La comunità italiana, la comunità polacca, la comunità coreana, la comunità ebraica, eccetera. Questo è rappresentato proprio in un pezzo del film. Questi saranno dei concetti che verranno sviluppati anche in Jungle Fever, ma soprattutto negli scontri etnici, intraetnici, diventa assolutamente complicato. Quel film è assolutamente fondamentale. La colonna sonora di quel film è assolutamente fondamentale. Voi sapete, lo ripeto sempre, io sono un vecchio punk, ascolto solo punk e dark wave, ma l'old school del rap, dell'hip hop, in particolar modo un gruppo come Public Enemy, deve essere tenuto presente. Ascoltate Fight the Power, andate a leggere i testi di Fight the Power e vedrete che cosa c'è. Di Fight the Power o Don't Believe the Hype, c'è tutta là dentro gli scontri non solo con i bianchi, ma all'interno della società americana. Poi la questione strettamente legata alle statue, i personaggi. Allora, la signora Nancy Pelosi, verso cui io ho un affetto strepitoso e enorme, perché se fossi negli Stati Uniti probabilmente voterei democratico e magari le proporrei, anche se l'età non glielo permette più, perché insomma è un po' andata come età, un po' non andata, mi sto esprimendo male. Sono politicamente scorretto, voi mi conoscete. Diciamo è un po' anziana, ecco, e quindi magari verso la Casa Bianca potrebbe avere degli impedimenti. Ora, la signora Nancy Pelosi, la presidente Nancy Pelosi, dovrebbe, se vuole rimuovere quelle 11 statue all'interno del Campidoglio, allora a un certo punto dovrebbe fermarsi nella hall del Campidoglio, se qualcuno di voi c'è stato sa di cosa sto parlando, alzare la testa al cielo e guardare l'affresco che c'è nel Campidoglio, dove troneggia una statua fortemente dal forte valore massonico, ma c'è George Washington, il padre della patria. E George Washington non si toglie, non si abbatte, perché George Washington ha, e là dentro, George Washington ha un memoriale Lincoln, ma c'è un memoriale Thomas Jefferson. Attenzione, Thomas Jefferson, un altro padre della patria, così come padre della patria Andrew Jackson. Andrew Jackson, vi ricordo che praticamente è stato, quando si parla di Andrew Jackson, si parla di democrazia jacksoniana. Che cos'è la democrazia jacksoniana? È l'apertura e l'ammodernamento della democrazia americana agli inizi del XIX secolo, grazie a lui che ha esteso il suffragio universale. Quando parlo di suffragio universale, capitemi, sto parlando di suffragio universale maschile. Perché? Perché fino a quel momento la democrazia americana era gestita dai grandi latifondisti del sud o ai grandi proprietari terrieri della costa orientale degli Stati Uniti. Lui introduce nuovi canoni, poi ci dobbiamo capire.
Non vi va bene il generale Robert E. Lee, comandante delle forze confederate? Va benissimo. Non vi piace? Va benissimo. Ma allora perché non vi piace neanche Ulysses Grant, che invece era il generale che comandava le armate unioniste? Ora, una cosa fondamentale, se gli Stati Uniti ancora non hanno superato del tutto la guerra civile americana, che è cosa loro, come possiamo superarla noi da qui che ci troviamo dall'altra parte? Quello che dico sempre ai miei studenti, non solo la storia non si giudica e non solo bisogna capire il momento storico in cui ci troviamo, ma bisogna anche capire la società di cui parliamo. E noi non possiamo giudicare gli Stati Uniti con gli occhi degli europei. Questo noi dobbiamo mettercelo sempre in testa. Sulla parte americana credo di avere finito. Poi, allora, e qui credo che Asia lo sappia, Winston Churchill non si tocca per me. A casa mia c'è un unico busto che ricorda un personaggio storico ed è Sir Winston Churchill. Perché? Perché proprio quelle cose che sono state fatte oggi, lo spirito di critica, anche critica forte, anche critica violenta, noi lo dobbiamo anche e forse soprattutto a Winston Churchill e alla resistenza della Gran Bretagna durante la Seconda Guerra Mondiale contro il nazismo, contro quel gran criminale che era Adolf Hitler. Quindi ha avuto dei problemi? Certo, Winston Churchill rappresenta in tutto e per tutto l'impero britannico, ma perché? Perché è nato alla fine dell'Ottocento, ma è lo stesso Winston Churchill che è andato a combattere come giornalista e poi ha combattuto nelle guerre boere. Cioè quando noi parliamo per esempio di Sir Cecil Rhodes che appoggia la parte britannica a danno delle popolazioni del Sudafrica, ma le popolazioni del Sudafrica in quel momento erano i boeri, cioè erano quei razzisti dei boeri, cioè i vecchi coloni olandesi. La storia non si fa in maniera superficiale, bisogna andare in profondità. La storia del Sudafrica è complicata, ma soprattutto c'è una parte britannica che tenta di contenere l'avanzata e le spinte razziali all'interno del Sudafrica. E uno dei protagonisti è Winston Churchill. Winston Churchill poi, nel momento in cui fa, è vero, quelle dichiarazioni nei confronti dei curdi, questione curda assolutamente mai risolta, a proposito ho dimenticato una cosa, cioè l'università di Princeton deve essere governata soltanto da dei cretini, perché quando l'università di Princeton oggi mi cancella il nome di Woodrow Wilson dalle facciate di uno dei più importanti palazzi all'interno, vuol dire che siete dei cretini, ve lo dico sinceramente, perché Woodrow Wilson è sempre quello che ha introdotto i 14 punti e quindi per esempio l'autodeterminazione dei popoli, e che se non avesse avuto l'ictus e gli Stati Uniti non fossero stati così stupidi da non entrare nella società delle nazioni, probabilmente già 100 anni prima avremmo risolto per esempio la questione armena, ma questa è un'altra questione, scusate se a volte divago. Torno a Winston Churchill, al fantastico e meraviglioso Winston Churchill. È vero che ha fatto quelle affermazioni e mi pesa dirlo, ad Asia l'ho anche scritto. In questa occasione io sono d'accordo con Boris Johnson. Prendete questa mia affermazione per quello che è. Perché? Perché dobbiamo mettere sul piatto della bilancia affermazioni razziste, sicuramente razziste, con tutto quello che poi è stato fatto dopo. La questione in Medio Oriente, vi faccio una citazione e poi mi avvivo veramente alla conclusione, perché Winston Churchill è colui il quale spinge il colonnello Thomas E. Lawrence, cioè Lawrence d'Arabia, per dircela così tra di noi in maniera simpatica e semplice, a supportare il nazionalismo arabo e a supportare le popolazioni arabe in Medio Oriente. È vero che è per interessi imperialistici, ci mancherebbe, ma addirittura Lawrence, grande amico degli arabi, a un certo punto afferma che egli, Churchill, ha mantenuto tutte le promesse di McMahon, cioè dare terra e sovranità agli arabi, in relazione alla Palestina, alla Transgiordania e all'Arabia, in Mesopotamia. I microfoni, se no parte il... In Mesopotamia è addirittura andato ben al di là di ciò. Non intendo dilungarmi in spiegazioni, ma desidero mettere per iscritto il mio convincimento che l'Inghilterra è uscita dalle recenti vicende arabe con le mani pulite. Questo è Lawrence.
cioè l'uomo che era in stretto contatto con tutto il movimento, anzi che probabilmente ha anche inventato il movimento nazionalista arabo. Chiudo con cosa? Allora, non entro sulla questione del Belgio, con Luca su Montanelli abbiamo già discusso e ripeto quello che ho detto a Luca. La colpa maggiore che io attribuisco a Indro Montanelli è quello di averci lasciato in eredità Marco Travaglio. Punto, per il resto non discuto. Poi, quali sono le soluzioni? A proposito di distruzione di statue, vi ricordo cosa hanno fatto i talebani con i Buddha di Baniyam in Afghanistan, eh? Questo vale per tutte le statue e anche qui c'è valore artistico, non valore artistico e valore simbolico. Quali potrebbero essere le soluzioni? Una che mi è piaciuta tantissimo e che Maria Renata ha citato, Richmond, Virginia. Perché è importante? Perché Richmond era la capitale della Confederazione degli Stati Uniti. A Richmond non hanno abbattuto la statua, l'hanno trasformata, l'hanno resa simbolo. Allora, quella potrebbe essere una soluzione. Oppure, in Inghilterra, un paio di esempi. Leeds, City Square, c'è la statua a Edward the Black Prince. E a Winchester c'è la statua di Alfred Great. Che cosa sono queste? Sono talking statues, sono statue che parlano. Nel senso che tu, che non conosci la statua, quella statua, non conosci la storia di quel personaggio, vai col tuo cellulare, inquadri il QR code, hai risolto perché ti racconta la storia per quella che è, con i pregi e i difetti e i crimini che in caso sono stati compiuti. Ho finito, grazie. Anche qui dovremmo organizzare un ciclo di seminari, ci sono tantissime sollecitazioni, io vorrei rispondere ma ho avuto già i miei 10 minuti, invece vedo che Flavia, la professoressa Visone, ha alzato la mano e poi il professore Ciraci, e vorrei sentirli. Sì, però un attimo solo perché sono le 20:09, diamoci un ordine dei lavori perché è preferibile, credo, fino a che ora vogliamo stare insieme, per me anche fino alle 9:30 se volete, però in questo momento siamo scusate, Stefano, sentiamo quali altri interventi ci sono. Sicuramente guarda, io dico che alle 9 gioca il Manchester United e quindi vi devo lasciare. Allora facciamo così, se siete d'accordo proviamo una cosa un po' ardita, proviamo fino alle 20:45, anche fino alle, vediamo se ci sono poi altri interventi, sarebbe interessante. Chi vuole intervenire? Flavia Frisone si è già prenotata, Cristante vuole intervenire, sono già tre, ce ne sono altri. Io volevo fare una proposta, Stefano, siccome secondo me questa cosa vale la pena svilupparla e non mortificarla e tagliarla, potremmo decidere di darci un appuntamento per sviluppare questo il dibattito. No, fermo, c'è un'idea. Allora, oggi mi è arrivata una mail dal professor Spedicato che mi avverte che per un suo problema personale dovrà rinunciare a uno dei suoi due appuntamenti. Ok. Se mi date il tempo, mentre interviene Flavia, io controllo la data e in chiusura pubblicizzerò la data buca, diciamo, tra virgolette, da parte del professor Spedicato per avere altre 2 ore per discutere fra di noi di questa cosa, se siete d'accordo. Ottimo, allora rinuncio al mio intervento e lo farò in quell'occasione. Allora Flavia, vai tranquilla, e diciamo sui 5-6 minuti, va bene? Benissimo. Sì, io in realtà devo dire che sono tentata anch'io di rinunciare per aderire a questa nuova occasione. Volevo semplicemente però molto velocemente intanto ringraziare tutti quanti per la passione che ci avete messo e per i temi che avete fatto venire fuori. Quello che volevo puntualizzare io era, come dire, la voce della storia, che come l'arte non c'era. Abbiamo cominciato a parlare con un'espressione che mi ha molto colpito, e cioè l'idea che questo attacco alle statue fosse un fare storia, non un ripensamento della storia, ma una realtà della storia. Ed è proprio questo, cioè la differenza su cui dovremmo in qualche modo focalizzarci è l'importante divide che esiste fra la memoria condivisa che si fa appunto celebrazione, immagine, momento e specchio di ciò che si è,
momento di mediazione, se si vuole, è invece la storia che necessariamente chiede una sua misura, un distacco, è la ovvia, cioè la necessità di non proiettare una valorialità che può avere soltanto una dimensione presente su un passato che può essere poco o molto distante. Io non rimprovero a Pericle di essere stato schiavista, potrebbe essere soltanto uno scemo che lo fa. E così è uno scemo colui che è in nome di una pretesa uguaglianza fra le culture, che è già un'aberrazione in sé, elimina i classics dalle università americane o da Oxford. Quindi è anche di questo che bisogna parlare, cioè gli stereotipi che diventano slogan vincente in questo preteso fare nuova la storia. Io ho sentito a un certo punto che si diceva che Colombo rappresentava, secondo un critico, dove essere battuto, perché rappresentava la quintessenza dello spirito mediterraneo, l'espressione di mille anni di cultura cristiana. La manipolazione di ciò che è simboleggiato in questa pretesa nuova riscrittura della storia è parte del problema, perché no, non è vero che la storia sia obiettiva. La storia non è mai obiettiva. La storia è sempre intenzionale, è sempre un'indagine di parte. La storia ha l'unico obiettivo dato, incontrovertibile da rispettare, di essere un'indagine di qualità. È un'indagine di qualità, è un'indagine che può essere rifatta e smentita. Ma questo è storia. Per questo la storia non è memoria. Io mi fermerei qui. Però Flavia, ti chiediamo di intervenire nuovamente la prossima volta, perché anche questo è davvero un punto interessante, un punto di riflessione molto importante. E c'era Fabio. Renato, ho controllato e il professor Spedicato farà il suo intervento il 6 maggio, quindi il 4 maggio. Abbiamo 2 ore a disposizione, naturalmente farò modificare la locandina appena Paola D'Amico dell'ufficio comunicazione mi aiuterà, e farò fare un'altra locandina con l'aggiornamento. A questo punto sono le 20:15, mi pare che ogni intervento sia portatore anche di grande carica passionale, per cui ho l'impressione che se continuiamo, se non ci sono proprio urgenze tremende... Sì, una. Scusa Stefano, no, perché ho dimenticato una cosa, Flavia Frisone me l'ha fatto ricordare. Volevo citare 2 persone, una in particolar modo che viene sempre riportata, è un grande filosofo francese, che viene sempre citato come la massima espressione della tolleranza, e che invece non lo era, perché era uno tra i più grandi antisemiti dell'epoca, cioè Voltaire, o Wagner, che è sempre stato fortemente antisemita, punto di riferimento di Adolf Hitler, sua figlia accompagnava il Führer durante i festival a Bayreuth. Che cosa facciamo? Non ascoltiamo più Wagner? Non leggiamo più Voltaire? No, anche loro dovranno e devono essere calati nel momento particolare in cui hanno vissuto. Per me nella storia non possono trovare posto i nostri criteri morali attuali, perché non si può fare diversamente. Scusate, okay. Mi era rimasto in gola. Scusate se compaio con, avevo già detto prima in apertura, con faccia da coscritto, diciamo, ma è colpa della mia incapacità. Ho raccontato prima che mi è partito il rasoio, il che è vero, perciò per qualche settimana mi tollererete così in versione Guyana francese. Volevo dire 2 cose, ponendo delle domande da consegnare a Maria Renata e al suo staff di studenti, che non so, io ho partecipato come spettatore e sono veramente molto molto soddisfatto perché si attesta meravigliosamente allo spirito dell'iniziativa anche questa modalità di comunicazione. Però
a bomba prima che, diciamo, mi parta la voglia di fare un intervento, rimango sulle domande. Quando un regime crolla, e non parlo di regime genericamente inteso, intendo un regime che ha esercitato violenza secondo le condizioni date della storia rispetto a popolazioni, a principi democratici e quant'altro, l'idea di trovarsi fuori di casa Mussolini di ferro oppure Hitler di bronzo è un'idea che all'opinione pubblica può sembrare accettabile, ma all'emozione pubblica, che è un neologismo a cui ci dobbiamo abituare perché stanno cominciando a usarlo nei paesi anglosassoni, ma in realtà è un'idea europea, di sociologi europei, parlare di emozione pubblica, e non necessariamente volendo dire che si tratta di qualcosa di viscerale rispetto alla sofisticatezza del meccanismo dell'opinione pubblica razionale elitaria. Noi tutti siamo fatti di opinione pubblica e di emozione pubblica. Le due cose, quando cade un regime, si saldano. Io immagino un iraniano costretto ad essere torturato da Saddam Hussein, al di là del fatto che sia stata una guerra ingiusta, per quanto mi riguarda è stata una guerra improvvida, non solamente ingiusta, ma l'idea che sopravviva l'immagine del tiranno per la popolazione che vive nel post-tirannia, nel regime post-tirannico, è intollerabile. È intollerabile. In quel momento, in quel presente, Mussolini che irride agli ebrei, o Hitler che irride agli ebrei e che li vuole sterminare, trovarselo fuori, vicino a Garibaldi, per dire, è qualcosa, secondo me, di intollerabile. Questo giustifica la violenza immediata delle popolazioni contro una tirannia simbolicamente resa, ma che resta tirannia. Seconda domanda, questa domanda quindi è: questa visione è folle oppure una visione, diciamo, di buon senso? Perché io ritengo che, diciamo, in alcuni paesi ci sono state transizioni lunghe, per esempio la Spagna, e in altri paesi, tipo l'Italia, ci sono state transizioni molto rapide dalla tirannia alla democrazia. Quindi poniamoci il problema. Prima domanda. Seconda questione. La statua, se non mi sbaglio, dai miei ricordi liceali veneziani, deriva dal verbo istemi, che vuol dire io sto. Io sto. Allora, bisogna maneggiare con cura ciò che sta. Prima di edificare una statua, bisognerebbe pensarci non una, ma mille e mille e mille volte, perché lavorare la materia, Massimiliano ha parlato di manufatto, ho molto apprezzato, è manufatto, ma talvolta è qualcosa di più di un manufatto, perché ci sono statue fatte in serie, quindi non è più un manufatto, ma si tratta di una lavorazione in serie, quindi potrebbe essere una produzione industriale. Esistono periodi storici in cui c'è la produzione simbolica industriale della tirannia. Allora, una cosa, secondo me, è la scritta vergognosa che c'è a Lecce sopra la questura, tutto nello Stato, niente contro lo Stato e così via. Questo ha preso un abbrivio diverso su quella scritta, oppure Dio, patria e famiglia, che abbiamo nella nostra sede di... come si chiama, di fronte al Museo Castromediano, come si chiama la sede dell'Università di Salento? La nostra sede, Principe Umberto, quella cosa è tollerabile, secondo me, è tollerabile solamente perché si è depositata la polvere della storia lì sopra e quindi noi siamo in grado di leggerla criticamente e persino ironicamente, anche se in Italia in questo momento c'è ancora gente che crede, propaganda e distribuisce idee simili a quelle, non tanto queste ultime, che pure sono anchilosate fino alla rottura epistemica, Dio, patria e famiglia, ma quella tutto nello Stato, tutto con lo Stato, niente contro lo Stato. Ecco, quella è tollerabile perché si è depositata la polvere della storia. Ma se una persona, domando, se una persona che ha la pelle nera si trova ad uscire di casa e si trova di fronte
una società che, diciamo, dal punto di vista delle forze dell'ordine è disposta a mettergli un ginocchio nel collo fino al punto di asfissiarlo, per quale diavolo di motivo dovrebbe accettare come artisticamente fondata la statua di una persona che ha portato avanti, non sto parlando di 300 o 400 anni fa o di Pericle, anche se attenzione Flavia, perché il messaggio cristiano è di 2021 anni fa circa, quando è nato un personaggio storico che si chiamava Gesù Cristo, che in quel periodo storico, mentre Augusto, Tiberio e tanto più Caligola, diciamo, usavano, e Nerone soprattutto, usavano, diciamo, una certa determinata violenza contro le minoranze, il messaggio cristiano si andava allargando e dunque erano contemporanee l'idea di una... Aspetta un attimo però, fammi parlare, tu hai parlato, adesso fammi parlare, grazie. La sacrificabilità del vivente è il problema per me, la sacrificabilità del vivente. Le statue, istemi, io sto, non sono semplicemente un episodio interessante per antropologi e museologi e storici dell'arte, ma anche per ogni essere vivente, perché una statua, a differenza di un dipinto, è una modificazione dell'ambiente antropico. L'essere umano con una statua, come c'è per esempio in molti posti, grande, molto più della dimensione normale, una statua pesante, non so, 50 tonnellate, interviene pesantemente sull'ambiente e lo farà tendenzialmente per sempre. Esempio, le piramidi. Le piramidi sono state costruite con il dolore, il sangue e lo sterminio di interi ceppi di popolazioni. Sarebbe follia abbattere le piramidi, naturalmente, certo. Ma se per caso le popolazioni locali dell'epoca, i numidi dell'epoca, avessero avuto la capacità di organizzarsi, avercela un pochino con il faraone sarebbe stato, secondo me, assolutamente legittimo. Quindi la mia domanda è: siamo sicuri di aver capito che cosa vuol dire fare una statua di dimensioni medio-grandi o grandi, grandissime, titaniche, in un'epoca come la nostra, che non è l'epoca del provvisorio necessariamente o del postmoderno, ma è un'epoca in cui già il Sapiens ha provveduto a devastare l'ambiente? Siamo sicuri che di fronte a un uomo che mette la prima bandierina sulla Luna oppure su Marte sia obbligatorio dedicargli qualcosa che, per esempio, sulla perspettiva Lenin, a Gagarin significa qualcosa di altezza 40 metri? Cioè, siamo sicuri che l'oggetto artistico statua rappresenti, diciamo, una continuità con il modo in cui il Sapiens vorrebbe poter stare in questo pianeta? Quindi la domanda è molto radicale, perché di fronte alla pittura, di fronte alle installazioni, di fronte a mille forme artistiche, c'è anche la forma statua che in sé, secondo me, rappresenta una forma di preterizione, cioè di violenza che è possibilmente destinata a perdurare nel tempo. Siccome siamo fatti tutti di male e di bene, tutti quanti, lo dice anche Papa Francesco, siamo fatti di bene e di male. Prima di edificare il bene in una dimensione bronzea, aurea, argentea o ferrica, non so come si dica in questo momento, mi sfugge, iron statues, io ci penserei molto molto bene, perché è un interrogativo radicale anche sulla natura dell'uomo, secondo me. Dietro a tutte queste cose che avete detto con argomentazioni brillanti, vorrei aggiungere questa domanda che secondo me è ancora più radicale di quelle che avete fatto voi. Tu hai aperto un'altra strada, Stefano, e ci sarebbe da dibattere per ore, e penso che il professor Massimiliano Rossi avrà modo poi di approfondire questo argomento rispondendo di maniera puntuale la prossima volta, o se volete farlo adesso, ma a me dispiace, perché insomma stiamo comprimendo un dibattito che è interessantissimo e che potrebbe portare a sviluppi diversi, visto che abbiamo altre 2 ore a disposizione. Io non vorrei bruciare qui tutte le carte migliori, però decidete voi come procedere. Io penso che sarebbe il caso di dare la parola a Fabio per un intervento conclusivo, un saluto, certo. E salutarci, certo. Ci vediamo il 4 maggio con argomenti da sviluppare ancora, ma direi piuttosto buoni per un seminario universitario che tra l'altro alle 20:27 ha ancora 45 presenti.
Sino a poco fa eravamo più di 50, ne abbiamo persi pochi per via, dopo 2 ore e mezza, quindi complimenti a tutti voi davvero. Chi vuole intervenire? Quindi Fabio, non so se Massimiliano vuole dire qualcosa, se si riserva poi di approfondire l'argomento la prossima volta. Come volevo rispondere solamente a Stefano, citando Ghiberti, l'inizio del secondo commentario di Ghiberti, che tutti conoscete, uno dei più grandi geni del Rinascimento, il quale dice che, scusatemi, ve lo leggo perché è un passo di una sconcertante spregiudicatezza. Adunque, al tempo di Costantino imperatore e di Silvestro Papa, sormontò sulla fede cristiana, ebbe la idolatria grandissima persecuzione, in modo tale tutte le statue e le pitture furono disfatte e lacerate di tanta nobiltà e antica e perfetta dignità, e così si consumarono con le statue, pitture, volumi e commentari, lineamenti e regole, davano ammaestramento a tanta egregia e gentile arte. Questa ovviamente è la posizione di un artista che denuncia, diciamo, il pericolo costante dell'iconoclastia, ma è molto interessante perché sostanzialmente lui dice che colpa del cristianesimo se la classicità non sarà il primo a dire, ce ne saranno altri che lo diranno, ma forse è uno dei primi ad aver detto che la fine della classicità è stata opera del cristianesimo anche nella forma di una violenza contro le statue. Va bene, su questo però tornerai, Massimiliano, la prossima volta. Fabio vorrebbe forse concludere, così poi ci salutiamo. Fabio? No, io semplicemente vi saluto perché non mi sembra il caso. Preferirei che rimanessimo con alcune riflessioni da sviluppare la prossima volta. Non mi resta in realtà, anche perché io avrei veramente delle cose che aprirebbero ancora altri ambiti, quindi non voglio sprecare questa occasione, sarei onorato di poterne discutere con voi. Invece vi ricordo che la prossima settimana ci sono altri 2 incontri ai quali sono molto interessato perché sono relatore, fra l'altro, il 13 e il 15, e quindi rimandiamo semplicemente, ma io farò in modo da poter introdurre anche nella struttura logica del razzismo, della quale cercherò di parlare la prossima volta, alcuni elementi di riflessione, non ultime alcune cose che ha detto anche Stefano rispetto agli universi valoriali che esistevano anche nell'antica Roma, e la questione anche per esempio dell'uguaglianza portata dal cristianesimo, e tutto insomma qualcosa che riguarda non la casistica, che abbiamo visto ampiamente dibattuta questa sera, no? Con dei singoli avvenimenti, ma la struttura logica che c'è a monte di alcuni avvenimenti, per dare un piccolo contributo di riflessione assieme a Romana Recchia Luciani, che sarà nostra ospite la prossima volta, e il professore Fazio. Quindi io ringrazio tutti quanti, in particolare, permettetemi, gli studenti, perché dibattere di fronte a docenti universitari così agguerriti come siamo noi, che siamo piuttosto vivaci, devo dire, beh, non è cosa semplice. Quindi il mio applauso più sincero agli studenti che hanno avuto insomma anche un bel po' di coraggio nel confrontarsi con noi. È molto bella questa iniziativa, Renata, grazie per averla proposta in questa formula, e grazie anche a Massimiliano Rossi del contributo preziosissimo che ha dato questa sera.